Allora, buonasera a tutti e ben ritrovati con Cepheus Engine alla Taverna di Noob. E abbiamo piacere innanzitutto avere Roberto, che è traduttore di Cepheus Engine, appassionato di Traveler, come arbitro di gioco nella campagna di Cosa giochiamo, Rob? Dici tu, per Legend of the chi si è Skyraiders, perso. scusate, sono un po' sgracchioso. Legend of the Skyraiders, che è un modulo pubblicato nell'81 dalla FASA, che era una casa non proprietaria di Traveler, ma che ha pubblicato un sacco di moduli e materiale accessorio. Ed è riconosciuta come una delle campagne più belle dell'epoca classica di Traveler. E quindi siamo qui per giocarla insieme. Sì, tra l'altro poi fatta due fratelli, William Keefe e Andrew Keefe Jr., anzi William Keefe Jr. e Andrew Keefe sono considerati tra gli autori di punta anche della FASA e di Traveler, no? Sono gli stessi anche poi lavorarono sul primo Sì. GDR di Sì, Star Trek, per dire. Quindi un bel nuovo modulo. fun fact, la FASA ha fatto tante robe, a partire da Traveler su licenza, però ha fatto tante altre robe, tra cui Battletech Altro gran e titolone. Shadowrun. Allora, riassuntino perché alla fine sono passate 2 settimane e Rob, cosa abbiamo fatto l'ultima sessione? Perché siamo dove? Siete su Mirain, un pianeta delle Far Frontiers, che è un settore esterno al Terzo Impero, che è la grande compagine l'impero universale che governa lo spazio Ah, conosciuto si è ripreso umano. Traveler Map comunque. Eh sì, Ah. grazie a Dio. È tornato su? Ah, meglio. Sì, sto C'è guardando il stato un mappa. blackout di Traveler Map che per gli appassionati è praticamente un faro nell'oscurità per Sì, esplorare l'universo di Traveler. oltre che essere un lavoro della Madonna. Letteralmente immaginate un Google Map, per chi non conoscesse Traveler Map, è letteralmente Google Maps, ma dell'universo di Traveler. Quindi puoi accedere a qualsiasi mappa. E quando Sì, ed è clicchi sulla mappa immenso. il pianeta ti appare tutte le informazioni e c'è anche il link alla La voce wiki. Wikipedia del pianeta. Esattamente, cioè quindi è per gli appassionati di Traveler è tipo letteralmente Google Maps. Sì. E noi siamo da queste La guida parti Michelin di Traveler. qui, quindi un po' al di fuori dei In confini realtà qui. dei bordi del Terzo Impero, Su. sul pianeta Mirain, che è questo pianeta giungloso e paludoso, perennemente coperto da una coltre di nubi, in cui il Tropicale. sole non splende mai. E siete degli avventurieri che si sono cacciati in questo buco con promesse di fortuna e gloria, e invece siete rimasti fregati. Ma per vostra fortuna siete stati soccorsi da un insperato aiuto di Lorraine Messandi, che è un'archeologa di un pianeta vicino, e che alla ricerca di aiuto per poter organizzare una spedizione sulle tracce di suo padre, vi ha ingaggiato. Il padre di Lorraine ha scritto un libro che è L'Orda della Dei Razzatura del razziatori Cielo, del degli cielo. Sky Raiders, appunto, che sono questo mitologico popolo che ha imperversato per la regione 5.000 anni or sono. E il libro di Messandi è molto controverso, è praticamente quasi considerata pseudoarcheologia dall'Accademia, e Lorraine è qui per. Lei dichiara per confutare o confermare le tesi del padre una volta per tutti. Sta anche il fatto che il padre è scomparso un paio di anni fa durante una spedizione sullo stesso pianeta, e quindi non vi è ancora chiaro se in realtà lei stia cercando a tutti gli effetti il padre o stia cercando di seguire le sue orme. Avete incominciato a prendere contatto con la realtà locale, siete in questa città di Valpresnar, sul pianeta di Nomande. Chi vuole E presare? avete avuto modo di conoscere il proprietario del Gog e Ubriaco, che è il bar un po' malfamato, un po' no, del porto, nel quale vi ha detto già alcune cose interessanti sulla vita degli avventurieri in questo posto.
Avete anche cercato di andare alla casa del governo per farvi lasciare il permesso necessario per organizzare la spedizione, e pare che con una giusta mazzetta siete riusciti a ottenere di incontrare le persone che ve lo rilasceranno questa mattina. Sì, anche la possibilità di portare delle armi per la difesa personale. Sì, in questa città e su questo pianeta ci sono sostanzialmente due regole, per il resto è abbastanza terra selvaggia. Non si possono portare armi al di fuori della città se non c'è autorizzazione, e in città chiaramente sono severamente proibite, e non è possibile sottrarre artefatti trovati durante le spedizioni, vanno correttamente denunciati e pena 20 anni di carcere. Queste sono un po' soltanto le uniche due regole molto severe del luogo. Ti faccio un attimo una domanda: è possibile mettere anche gli altri personaggi invisibili anche da vedere il volto di PG? Ma sì, semplicemente si trascina sulla mappa, cioè credo uno no, potrebbe fare. Ah, ok. Cioè, erano noi i personaggi giocanti. Io ho la possibilità di editarlo perché è il mio, però gli altri possono editarlo senza farlo, solo vederlo. Magari per la prossima sessione, senza farlo adesso. Sì, per la prossima si può fare, perché ora sarebbe un problema con i ritagli e metterlo, cioè sì, apparirebbero solo certo. No, apparirebbe solo su Roll 20. Ah, intendi l'immagine? Sì, qua di fianco a destra, dove c'è Characters. Ah, ok. Devo farlo anch'io quando riprendiamo a giocare la Basic Fantasy. Okay. Non ho capito assolutamente cosa vuoi fare, ma te lo faccio vedere la prossima volta. Niente. Comunque, per ricapitolare, questa è l'Orem e Sandy. Opla. Poi abbiamo Drew Kensing, che è un po' un leccapiedi, che vuole farle il filo e non ci riesce, ed è un imbranato totale. E la sua cara amica, che è Talia McKenzie, e che invece è una dottoressa esperta in strumentazione tecnica scientifica. Vi hanno anche indicato che che la migliore guida del pianeta è Ian Kelso, ma che non avete ancora incontrato, perché potete accedere, diciamo, ai servizi delle locali guide soltanto una volta che avrete i permessi in mano. Sì. Infatti eravamo andati a dormire in albergo l'ultima volta. Abbiamo giocato. Sì. Tra l'altro, il gruppo vi siete separati in tre gruppetti. Il gruppo che aveva cercato di indagare le dicerie del luogo ha avuto un brutto incontro con due loschi figuri che sono. Vediamo se ci riesco a trascinare almeno il coso. Ci riuscirò? Non ci riuscirò. Eccolo qua, Bran Pillory, che sembra, insomma, essere il braccio destro di un locale signore del traffico di manufatti, e questo tizio qua, che sembra il suo braccio destro. Quindi avete almeno incontrato due livelli della malavita locale, essenzialmente. Che gioia. E, tra l'altro, non sapete se loro due o chi altri, avete avuto un brutto incontro con degli scagnozzi in un vicolo per cui avete evitato lo scontro all'ultimo. Per fortuna che c'era Garrus. All'ultima, sì, proprio che fortuna Garrus. Garrus invece è impegnato in una sua cerca personale di una guida locale. Questi sono i Gog, come vedete, questi esseri a sei arti, esapodali, e che sono un po' essenzialmente la civiltà locale, anche se civiltà non è, perché pare che dopo un exploit di 5.000 anni fa, più o meno l'età dei razziatori del cielo, in cui hanno raggiunto il livello tecnologico 3, dopo la fine della glaciazione il pianeta è tornato caldo e la loro civiltà è caduta. Adesso sono dispersi in tribù sparse nell'Outback, che è il territorio al di fuori di Valpersnar,
però ne avete incontrati alcuni in città perché sono utilizzati insomma come bassa manovalanza. Allora, vi svegliate la mattina successiva e dovete un po' organizzarvi. In teoria un gruppo dovrà andare di nuovo alla casa del governo per farsi lasciare i benedetti permessi e gli altri potranno continuare eventualmente a esplorare quello che ha da offrire la città e quali sono le sue dicerie. Vabbè, abbiamo anche due giocatori in meno e quindi due personaggi in meno che resteranno in albergo per questo giro. Ditemi voi come volete girare, come volete dividervi. Allora, io direi che tanto che ore sono, giusto per rendersi conto. In gioco? In gioco, sì. Sì, mattina presto, saranno okay. Le 8 mattina. Allora, io direi di concentrarci a fare due cose, no? Al momento. Ottenere sto benedetto permesso dalla casa del governatore, dagli uffici della casa del governatore e rintracciare, come si chiamava, un attimo vedo magari le note di campagna, Ian Kelso, la guida. Ian Kelso. Guarda, mi viene sempre in mente il dottor Kelso di Scrub. Quindi io direi di concentrarci su questi due. Ora, se siamo tutti d'accordo, ovviamente. Non lo so, ci vogliamo dividere oppure prima andiamo in un posto, poi in un altro? Io intanto ho un paio di domande per il master, però. Mi dica. Allora, hai detto, il pianeta fondamentalmente è un pianeta tropicale con una escursione climatica, immagino, abbastanza alta. Sì, infatti, no? vedi i dati qua accanto alla città, in realtà. Ok, perché comunque c'è nebbia perpetua e nubi basse, quindi immagino che l'atmosfera sia abbastanza soffocante. Molto umida, sì. Beh, c'è l'80% umidità e 90. 160 centimetri di... In realtà mi dà 90 sull'UVQ. Cioè, stavo guardando la wiki di Mirane, giusto per capire cosa ci possiamo aspettare. Sì, comunque il clima tropicale. Piove, fa caldo, umido. Sì, quindi immagino che qua dice energia solare, ma immagino che con le nubi la maggior parte sia geotermica. Okay. Che stagione siamo indicativamente? Cioè c'è possibilità che possiamo trovare forti precipitazioni, monsoni o cose del genere? No, è ancora una stagione buona, altrimenti vi avrebbero dissuaso da organizzare una spedizione. Okay. E non c'è possibilità di anomalie a livello climatico? Quindi cosa volete fare? Allora, io... Che altro equipaggiamento ci potrebbe servire nel caso ci trovassimo in una situazione estrema? Allora, una tenda non ce l'ha nessuno. L'outback è un deserto, scusa. In realtà è una giungla paludosa. Una giungla. Cioè, okay. Il bayou della Louisiana. Sì, lo chiamano outback, vabbè, richiama un po' quello australiano, vi confonde, però essenzialmente è l'entroterra, no? L'outback, letteralmente. L'entroterra in questo pianeta è una giungla. Un'umidità così elevata, cioè fango e fanghi e quant'altro. Infatti i mezzi preferiti di trasporto sono gli overcraft su questo pianeta. Ok, allora io mi informo se è il caso di vaccinarsi contro eventuali malattie trasmissibili da insetti o qualcosa d'altro. Ottima idea, perché se è un ambiente paludoso ci sta. Vaccini, antidoti ad ampio spettro, cose di questo tipo. Cioè io vado a procurarmi comunque la parte medica di quello che ci serve. Cioè, essendo un ufficiale medico, penso che posso capire abbastanza. Sì, però chi doveva andare a contrattare con la casa del governatore? Il diplomatico. E quello che è rimasto nella stanza. Io non sono molto bravo con la burocrazia, come vi avevo ricordato l'altra volta. Se no, scusa, andiamo prima. Se no, io allora, se no, io perché amministrazione per gestire tutta la scartoffie burocratiche. Sì, sto guardando anche io. Corretto, Rob? Sì. E io ho più due, quindi magari vengo anch'io. Ho un bel meno tre, quindi
Vengo io ho più uno in admin, cioè quindi magari io ho admin, ho più due, però insomma, cioè, contando che in medicina ho più due, io mi occupo di quella parte piuttosto. Ok, mentre Garrus? Garrus tipo... penso che fa prima occuparsi delle provviste della parte più fisica di, del, ma io guarda, io farei una roba, dato che non conosciamo esattamente l'ambiente, questo Young Kelso sembra invece... Sono almeno 4-5 ore sono andato io tra quel tizio, ormai conosco tutta la città a memoria. Sì, conosco tutta la città a memoria. Sì, nel senso la città, non l'outback. Ah, beh. Prima magari assoldiamo la guida, poi in base a quello che ci dice la guida compriamo roba, perché magari... Allora facciamo una cosa, andiamo a finire le scrotaffie burocratiche, ci procuriamo la guida, tutti andiamo tutti assieme senza dividerci e poi andiamo a procurarci quello che ci serve. Allora, se ricordo bene quello che ci è stato detto l'altra volta, in realtà è lo scout che si occupa di fare la, sì, le scorte in base ai nostri desiderata, e però lì dobbiamo tenere d'occhio la lista della spesa, ecco, che non faccia la cresta. Corretto. Sì. Però a questo punto, cioè, penso che ci occupiamo direttamente noi, che le cose sappiamo fare ognuno nel suo campo. Allora, cioè, andiamo a prendere il permesso, avere più controllo su quello che posso gestire. Andiamo a prendere il permesso, poi la guida prendiamo la più scarsa che c'è, perché io voglio prendere una no no una io cotta. Sì, scarso no, perché ci rimaniamo secchi in mezzo alla giungla, scarso, quindi forse per la guida locale cercare un autoctona, però il fatto è che dovremmo andare proprio nei villaggi a trattare con indigeni, che significherebbe anche perdere molto tempo in cui Messandi chissà che fine fa, anche perché io un po' ci ho ripensato agli eventi con... ma sono due anni signor... che incido, giorno più, giorno meno. Col signor... sì, ok, però parlando dell'incontro col signor Pilori, secondo me il dottor Messandi non ci ha avuto a che fare con questi, o se ci ha avuto a che fare allo stesso modo in cui ci abbiamo avuto a che fare con noi. Messandi mi sembra uno che voleva, come dire, svelare, diciamo, la vera verità sui razziatori. Questi sono poco più che tombaroli glorificati. Cioè, quindi uno presumi... che non si voleva fare i cazzi suoi, insomma, e ha rotto i coglioni alla gente sbagliata. Questi sono gente con cui Messandi può aver avuto a che fare, ma non come avevo pensato inizialmente, cioè, facciamo l'accordo, andiamo a cercare... Secondo me questi... gli volevano fare la pelle, e se lo trovano probabilmente gliela faranno. Non lo so, cioè l'impressione che ho avuto è stata un po' quella. Oppure paradossalmente è come quando gli tocchi il segreto, magari il dottore è il loro ostaggio e li aiuta a cercare reperti da contrabbandare, che ne sappiamo. Però posso dire una cosa? Cioè, molto semplicemente. Posso dire una cosa? Sì. Forse dovremmo coinvolgere anche la figlia e gli altri due membri della spedizione, cioè, perché comunque noi siamo affiliati a lei e mi sembra corretto anche sentire il suo parere. I permessi dovete andarli a prendere con Loren per forza. Sì, sì, però anche, ok, anche su cosa fare, che guide vorrebbe prendere, perché noi abbiamo la nostra idea, essendo dei professionisti magari ci dà anche retta. Va bene, intanto andiamo a prendersi i permessi, perché tanto senza quelli facciamo poco. No, fava, sì. Vabbè, andiamo. Quindi almeno Elvin insieme alla dottoressa Lorraine, gli vado, dormi nello nostro stesso albergo, giusto? Sì, siete tutti insieme. Ok, vado a bussare la dottoressa. Però tu. Non mi ricordo, ma dove ero riuscito a ottenere uno sconto sulla tangente? Sì. Sì, eri riuscito a ottenere uno sconto. Ok. Dottoressa, ti apre la porta, vedi che è in stanza con la sua amica, e che sono ben vestite, sono in disabiglio. Capisco. Dovremmo andare agli uffici del governatore per ottenere il permesso, dato che anche a suo nome sarebbe meglio ci sia per firmare eventuali scartoffie. Sì, sì, lo sapevo, l'avevo pensato che avreste bisogno di me. Andiamo pure, si rivolge alla sua amica. Taglia, se tu vuoi pensare agli approvvigionamenti medici, fai pure mentre siamo via.
Certo. Chiudi la porta dietro di te, dietro di sé e vi segue. Allora, voi siete da queste parti qua, hanno detto, giusto? Sì, eravamo tipo qua, mi non ricordo bene. Qui al parcheggio Overcraft. No, è qua l'Overcraft Dock, scusa. No, quello è questo qui è il parcheggio Overcraft delle guide, questo qua. Ah, ok. Ma una piazza, quindi, questa? Sì, è uno spiazzo, praticamente. Okay. Ma perché mi sembrava che fosse un altro agglomerato urbano. Vabbè, la mappa è quella che è, ragazzi. È bella grande. Tempo di ridisegnarlo non ce l'ho. E questo è il quartiere medio e questo è il quartiere ben a ridosso della casa del governatore. E, un chilometro di piazza. Potete farvi una passeggiata, prendere un risciò, vedete un po' voi che fare. Allora, io direi prendere il risciò. Ok. Prendere d'accordo. Più di un risciò? Prendere più di un risciò, perché chiaramente... Quanti andate a questo di... punto? Quanti siete siamo qua? In 5, no? 5 sono due risciò. Stanno un po' stretti su uno dei due. Loren non è particolarmente imponente. Va bene. Ok. Arrivate tranquillamente alla casa del governatore, chiaramente attraversate le città, le strade della città che sono non ancora troppo in fermento perché è abbastanza... E infatti avrei una domanda, Rob. Ci è stato comunicato dell'accaduto di Yash Gilbert, quindi che sono stati minacciati? Sì, siamo al corrente? Sicuramente. Ok, allora io sapendo questo, mentre andiamo mi guardo anche intorno, nel senso se qualcuno ci sta seguendo con un altro risciò o c'è qualcuno che ci guarda, ci controlla, eccetera, eccetera, anche quando scendo. No, allora, la state attraversando, diciamo, il quartiere medio borghesia è quello alto della città, quindi di Losco. La città non è ancora particolarmente viva perché è abbastanza presto. Né presto né tardi, però insomma, cominciate a vedere qualche commerciante che apre negozio, un po' di movimento, ma non è ancora il caos della mattina inoltrata e quindi arrivati in pochi minuti alla casa del governatore, salite questa la strada sulla collina e arrivate lì all'ingresso. Come abbiamo detto l'altra volta, non è soltanto in realtà una casa, ma è un complesso di edifici tra cui gli uffici e la casa vera e propria dove proprio abita il governatore della città. Capito. Siete ai cancelli e vi potete annunciare. Ok, infatti, entrare. Salve, siamo venuti qui per accedere agli uffici per i permessi. Ah, sì, vi squadra. Se non sbaglio dovrebbero averli già avvisati, no? Dovreste essere già stati avvisati. Chi ci attendevamo? Dottoressa Lorraine, noi vede siamo il suo staff. Vede che non ti degna praticamente uno sguardo, guarda il suo registro. Ah sì, edificio B, là in fondo a sinistra, prego. Grazie. Infatti vogliamo andare? Guardo anche loro. Sì, sì. E faccio all'omino di risciò gesto di... Scorta, entrare nel cortile e lasciarci lì. Complesso. Allora, l'omino del risciò, gli omini dei risciò, dei due risciò, vi lasciano appunto all'ingresso di questo edificio V, anonima palazzina di due piani, con un ingresso normalissimo. Non sembra che tengano molto alla particolare sicurezza, c'è soltanto un piantone fuori che vi squadra un attimo, con aria abbastanza ignara, non vi dice niente, ed entrate nell'edificio e c'è uno sportello, cioè, in realtà non c'è uno sportello, è una scrivania, un tizio è una scrivania, sì. Un po' annoiato. Sì? Salve, perdonate l'ora piuttosto mattiniera, ma... siamo venuti a firmare e ritirare la documentazione per la nostra spedizione.
Sono rappresento avventurieri. Certo, avevamo parlato con la stessa persona che abbiamo visto il giorno prima. No, o un altro ufficiale. Stai parlando con questo qua è il bidello praticamente. Ah, sì, salve. Eravamo venuti anche ieri per il permesso per la spedizione nell'Outback. Le carte dovrebbero essere pronte. Sì. Ah, ho capito. E vi hanno detto di venire qui stamattina, giusto? Sì. Avete il lascia passare? Sì. Sì, dovremmo avercelo. La questione però è che aspettiamo la convalida nell'ufficio, quindi... Allunga la mano e ti dice, lascia passare. Ah, e lascia passare. Gli metto 100 crediti in mano. Il foglio. Ah, ok, scusa. Mi confondo, sapete? Gli metto lascia passare in mano. Intanto lui si intasca i 100 crediti senza dire niente. Sì, me li levo... Io faccio un facepalm potentissimo proprio. Prende il foglio in mano, lo squadra. Io non dico niente. Mi disegno un attimo nel... Dovete farlo convalidare. È per questo che siamo venuti, no? Sala D. Poi tornate da me col timbro e vi indirizzo al prossimo ufficio. Allora, innanzitutto... Sono le 12 fatiche di Ast. Ok, allora... facciamo una cosa, questa convalida lei ha l'autorità per farlo? No. Ma è stato firmato dal vostro capo, quindi è già convalidato. Esattamente. Manca la convalida dell'ufficio brevetti. Non ci ha detto di passare di lì, quindi possiamo saltarla. Non ci ha detto... Ah no, aspetta. Ora richiede la convalida. D'accordo, ma l'ufficio... Sì, un attimo, però l'ufficio convalida aperto stamani? Intanto vi serve la convalida, ufficio sì! Scaladi. Ok, andiamo all'ufficio Scaladi. Ma culo sì, o c'è nato così? Garrus, mi perdoni. Allora, facciamo una cosa. Lei può fare in qualche modo bypassare con un altro lascia passare? Io non bypasso, io verifico. Convalida, ufficio Scaladi. Andiamo a suo ufficio, andiamo a scala. Se no, questo lo meniamo. Andiamo. Vi facciamo fare a calcio in culo da qui a giovedì primo. Esatto. Andiamo. Ah, maledetta burocrazia, maledetto Mirain e maledetta questa giungla infame. Allora. Si è intascato anche 100 crediti di infame, no? Sei tu che gliel'hai dati. Esatto, sei tu che gliel'hai dato. Io pensavo di... Cioè, pensavo era un segretario così, nel senso... Bidelli. Elvin, mattina, un paio di tazze di caffè. Vabbè, andiamo all'ufficio D. Andiamo all'ufficio D. Allora, andate alla scala D. C'è un altro tizio, sembra praticamente la fotocopia di quello precedente, altra scrivania. Oh Cristo, sono cloni. No, non sembrano le poste italiane, se le poste di Mirain. C'è un unico dipendente che è stato clonato 10 volte, come ha detto Gatto. Su poste imperiali. Aspetta, che lavora da tipo dalle 9:30 alle 11:15 tutti i giorni e che ovviamente non risponde al telefono, però entriamo. Buongiorno. Buongiorno, salve. Siamo stati indirizzati in questo ufficio per... la convalida firmata dal suo capo per lascia passare che ci permetterà... Gli dagli il foglio. Gli do il foglio. Non è il mio capo, vi serve la convalida. Ufficio 3, là in fondo a destra. Prego, date. Ok, allora ci assicura che una volta faccio l'ufficio per l'ufficio 3 potremo io finalmente... prendo, comincio ad andare all'ufficio 3. Sì, andiamo all'ufficio 3. Andiamo all'ufficio 3. All'ufficio 3 trovate la porta chiusa. Ok. Busso. La targhetta dice busso. Numero 3. Okay. Avanti. Intro. Buongiorno. Sono cloni questi, cioè per forza. Sì. Buongiorno, salve. Allora, il
l'ufficiale all'ingresso. Mentre parla, gli prendo il foglio e glielo porgo. Ah, l'inserviente dice. Sì, mm-hmm. Ci ha mandato lei. Prende per la convalida. Della... Ah, sì, convalida. Sì, convalida. Allora, sono 250 crediti. E pagheremo, sì, paghiamo. Paghiamo dalle casse del... Cos'è l'empoglio o il note di campagna? È il note di campagna. Sì, togliamo il fondo di 200.000 euro della Messandi. Di 200.000 crediti. Quindi 200.000 andiamo crediti. Praticamente a 199.300 euro crediti. Nello spazio non ci fai un cazzo. Esattamente. Allora, sento... Giusto per andare in una pizzeria. Sì, è già aggiunto le spese correnti. Ok, perché a me non me l'ha ancora modificato, ma... Ok. Segno solo nelle spese correnti 250 con valida. Sì, sì, ha tolto i soldi. Prende i soldi, timbro, e vi rifarò scivolare il foglio sulla scrivania. Buona giornata. Okay, guardi, quindi con questo possiamo autorizzare la nostra spedizione nell'Outback? Dobbiamo andare a quello D, poi tornare a quell'altro. Edificio B. Però no, buona domanda. Lì vicino a lui c'era tipo una boccettina di inchiostro o qualcosa del genere? No, delle penne così, delle birre. Mm-hmm. Va bene, andiamo allora. Fisher la bassa tecnologia, ma che visione è l'equivalente degli anni 90, ragazzi. Quindi torniamo a quello di prima. Sì. Tornati okay. C'è di nuovo l'omino, quello lì a scrivania. Salve, abbiamo finalmente la convalida, lascia passare, glielo sbatto sul tavolo. Ci può aiutare? Bentornati. Ah sì, perfetto. Stanza 6, là in fondo a sinistra. Okay. Andiamo alla stanza 6. Uccidetemi. Garrus, non sai come funzionano questi pianeti corrotti al... Non funzionano. Esatto, li bombardi e fai prima. Esattamente, Isaac. Allora, la porta è socchiusa. Dentro intravedete un altro funzionario seduto a scrivania. Bussiamo. Avanti. Salve. Ritroviamo un omino uguale, ma semplicemente con i baffi finti. E... No, è per usare gli occhiali, quelli per i baffi. Sì. Salve, abbiamo firmato la lascia passare di convalida e bisogna completare procedure per l'autorizzazione per l'esplorazione dell'Outback. Sì. Ah, sì, il timbro è valido. Questa qui, la firma, sì. Ma l'autorizzazione alla guida l'avete ottenuta? Ma scusi, ma se ci hanno dato le precedenti autorizzazioni lascia passare, i quali richiedevano anche la verifica dei documenti... No, ve l'ha spiegata molto, molto male. Voi avete ottenuto l'autorizzazione al rilascio del permesso per la spedizione e allegato al permesso di spedizione c'è il permesso di richiesta guida. Cosa c'è? Cosa intendiamo per permesso guida? Per poter assumere una guida locale. Ok, il tuo amico è più informato di lei e non mi fa perdere tempo. Quindi, se volete recuperare anche il secondo timbro e poi tornare qui, provvediamo poi a che stanza? Scusate, ma edificio A, stanza 5. Ok, prendo, comincio ad andare io. Andiamo, tieni via di qui. Sì, tanto questi sono i classici burocrati delle poste italiane. Io appena si esce fuori, mi accendo una sigaretta, ma appoggio al muro. Quando avete finito, chiamatemi, Cazzo, buona idea. Mi fermo un attimo anch'io, estraggo la sigaretta, prendo il cielino, me l'accendo anch'io. Io guardo la roba in mano a Eldin. Ecco. In tutto questo vedete che Lorraine è stordita. Purtroppo, dottore. Non capisce cosa sta succedendo. Quando le dicevo appunto che qui le mazzette sono più efficaci della burocrazia, non era un modo di dire, dottoressa Lorraine, conosco ma bene... Ma mi sembra che stiano prendendo le mazzette oltre che la burocrazia, quindi non vedo il vantaggio. Peggio, infatti. Il vantaggio è fare il lavoro all'altri. Prego, Elvin, vai. Andiamo all'ufficio A5. Va
Vai. Yash, vieni con me. Arrivate all'edificio A, c'è il bidello, chiedete all'arrivo del cataclio. Salve, abbiamo bisogno della C. L'indirizzo, aspetta la stanza. C'è un altro omino che sembrano tutti fatti con lo stampino. Ma non sono cloni, è soltanto la burocrazia che rende tutti uguali. Salve, buongiorno. Buongiorno, salve. Guardi, ci hanno indirizzato perché nella nostra documentazione manca il certificato guida. Faccio che vedere. Lascia sì, passare. Manca il timbro. Ok. 300 crediti. E pagheremo sti 300 crediti, quindi... Vai. Yash, altri 300 crediti che via. 300 crediti, che mi segnano le spese. Sì, li scrivo 300 crediti, bollo, marca da bollo, mettiamo. Molto costosa questa marca da bollo, quindi paghiamo cazzo, i crediti. L'inchiostro vi costa? Quindi immagino questo mette la marca da bollo, fa la firma, timbro. Ah sì, prende in tasca, timbra, vi rispondi le cose. Prego, arrivederci. Con questa allora torniamo all'altro ufficio. Sì, sì, l'edificio B, penso che lo conosciate già, no? Dottoressa, è ancora sicura di voler fare tutto secondo le procedure? Ormai penso che ci siamo, no? Sì, andiamo. Tornate dal tizio di prima. Ah, siete tornati. Salve, abbiamo il permesso praticamente per autorizzazione guida. Ah, sì, timbro 1, timbro 2. Perfetto, possiamo rilasciare il permesso. Quindi ora possiamo assumere la guida e avviare la spedizione? Aspetti, adesso prepariamo il permesso. 200 crediti, prego. Per cosa? No, perché sono le autorizzazioni, adesso io devo stendere il permesso e così siamo a posto. 300. E segniamo, cioè praticamente ci spariamo metà del budget. Siamo a 1000 crediti solo di... Sì, sì. Comunque ho messo la marca di sigarette. Ah, 500 crediti marca da bollo. No, ha detto 200 ora. Non c'è. Eh sì, nel senso perché ho aggiunto in totale a quelli che avevamo speso, quindi 500 finora di autorizzazione. Ok, se queste sono le cose, mi immagino quanto costa un tizio. Siete riusciti finalmente a farvi lasciare tutto quanto, vi do il plico. Qualcuno di voi è in grado di controllarne la bontà per quanto? Sì, controllo io, quindi fai un tiro. Ti faccio il tiro di admin. Comunque però guarda un attimo nella chat di Telegram. 9. Ok, lo superi. Sì, è tutto in 9. Regola. È tutto in regola, Fidel, okay, tranquillo. Ok. Allora, parentesi per chi ci segue. Questa parte qua vi è andata di sfiga perché è previsto la corruzione in questo luogo, ma dice chiaramente di tirare un D6, io l'ho fatto l'altra volta sul tiro, si è perso in mezzo agli altri. Mm-hmm. Per sapere quante persone dovete corrompere per uscire da questa situazione. E il tirato male, ho tirato 6 e quindi avete tutte 6 persone. 6 persone. Era la situazione migliore che potevate incontrare, l'avete incontrato. Vabbè, meglio qua, forse l'outback è un po' era sempre complicato. La stessa persona in uffici diversi. Esatto. Messaggi segreti, in realtà. Esatto, si metteva i baffi finti, poi faceva finta essere la signora delle poste 65enne, stava per andare in pensione, non capisce nulla come funziona il computer. Ah, stai parlando di quella appena assunta, sì. Sì, ovviamente. Ah, di Afollonica. Sì. Allora, a questo punto, dopo questo giro della morte, si sono fatte 9:30, state uscite finalmente dal suo edificio B, e mentre state uscendo dall'edificio B, c'è qualcuno che sopraggiunge, che per voi è sconosciuto, fa Loren, dottoressa, chi è quest'uomo?
O è una donna? No, è un uomo. Ok. Sì, lasciate perdere, ci penso io. E questo qua fa... Ah, Loren, ma che piacere inaspettato. Io non pensavo di incontrarti qui. Non pensavo neanche che fossi più interessata a questa cosa. Vabbè, ma cosa ti porta qui? Lo sai, cioè, insomma, la reputazione di mio padre si gioca in questo posto. Ah, ma veramente pensi che dopo 2 anni riuscirai a trovare tuo padre? Mi dispiace, ragazza mia, ma penso che tu ti stia illudendo. D'altronde, sì, tuo padre aveva un pizzico di genio, devo dire, però le sue teorie erano veramente strampalate, non credi anche tu, insomma. Non è possibile che quel cosi, quei golpi abbiano potuto sviluppare qualcosa, una tecnologia tale da poter razziare gli altri, dai. È assurda l'idea di tuo padre, che questo pianeta non è stato razziato, allora deve essere la base dei razziatori, ammesso che poi siano esistiti, ragazza mia. Non penso proprio che siano... Forse... dottoressa, forse il nostro Garrus vorrebbe aggiungere qualcosa. Io stavo cercando di farmi sentire. Dottoressa, abbiamo da fare, abbiamo già perso troppo tempo in questo posto e lei si tolga dalle palle prima che si becchi un proiettile in testa. Non è giornata oggi. Oh, ma che modi sono? Ma insomma, è un modo di trattare. Siamo la dottoressa Lorraine ci paga per l'efficienza e per garantire la sua sicurezza, non per essere cordiali. Quello è un extra. Ma che brutti ti accompagni, Lorraine. Tuo padre non sarebbe assolutamente sconvolto da questo. Ma insomma, chi siete voi? Oddio, è padre. E lei chi è soprattutto? Forse un attimo l'impermeabile, si vede comunque il grado da capitano. Io levo la sicura la carabina. Io sul petto ho i gradi sia dell'esploratore che i gradi fatti da mercenario. Stiamo discutendo di archeologia. Sì, non, e lei chi è? Se lei non risponde alle sue domande... Io sono Willy Walker. Bene, Willy Walker. Sono vecchia conoscenza di Lorraine, ma perché questi modi, insomma? Perché abbiamo da fare... di suadarla... da andare a cercare il padre? Insomma, dopo 2 anni pensa che possano trovarlo là fuori, e là fuori perché dovrebbe dottoressa? Interno, ho visto anche situazioni più strane in cui i soldati sono sopravvissuti in condizioni estreme e anche i non soldati. Quindi la cosa non sarà verificata, continueremo a cercare. Detto questo, le auguro buona giornata. Sì, e aggiungerei una cosa, dottoressa. Questi sono discorsi da qualcuno che teme la concorrenza. Arrivederci. A meno che non abbia qualcosa da nascondere. E guardo il tizio negli occhi. Io non ho niente da nascondere. Allora si levi. Va bene, va bene. Fatti vostri, andate pure là fuori. Non mi interessa. Benissimo, neanche a noi ci interessa quello che pensa. Buona giornata. Arrivederci. E rimetto la sicura alla carabina. Garrus, gli do un colpetto. Ce la fa a pedinarlo? Ci posso provare. E mi accendo un'altra sigaretta. Non mi piace il tizio. Neanche a me. Chiedo alla Messandi, chiesto Walker. Dottoressa Messandi, chi sarebbe il signor? E che rapporti aveva col padre? Era un archeologo dilettante, in realtà, e aveva rapporti con mio padre, avevano discusso della teoria, ma non è mai stato mai molto convinto delle prove di... Domanda, nell'ambito delle scienze accademiche, io conosco il suo nome? No, non lo conosci perché, come dice lei, è veramente un signor nessuno. Con permesso, dottoressa, però se lui davvero non credesse a questa teoria, perché ha speso soldi a venire qui? E perché si trova ancora qui? Vabbè, esattamente. Ma non mi sembra così assurdo. È comunque un paradiso archeologico. Su lui comunque
un po' si occupa di artefatti, quindi può essere che sia qui per smerciarli in qualche modo. O contrabbandare. Probabile, ma la mia idea è che semplicemente vuole scoraggiarla dal inseguire magari il suo stesso obiettivo e avere meno concorrenza. E io direi anche di muoverci, perché se vogliamo trovare qualcosa, la concorrenza non è gradita neanche dalla nostra parte. Io tanto lo sto personalmente a me. Scusate un attimo, vado a prendere da bere, arrivo subito. Personalmente a me interesserebbe trovare il dottor Mezzandi, ma se riuscissimo anche a confutare le sue teorie non sarebbe male. Io lo sapete perché sono qui. In realtà io non penso che Walker abbia detto una cosa così improbabile, non credo che mio padre dopo 2 anni sia ancora vivo. No, è vero, ma il fatto è come l'ha detto, l'insistenza che aveva, come se volesse dissuaderci. È quello che non mi suona... Non so. Chiamatemi. Se ritenete che ci sia motivo di dubitare della sua franchezza, vabbè, facciamo in modo che non sia un problema. Tanto Garrus è già partito in missione. Non è così, detto questo, quindi la prima cosa che ci serve è una guida. Ah, mentre Garrus vorrebbe... Mentre mi allontano... Vi faccio, le guide sono da quella parte. Gli faccio un cenno del capo. Direi che possiamo proseguire a procurarci la guida mentre Garrus pedina Walker. Sì, poi, tanto comunque abbiamo tutti i comunicatori, quindi possiamo tenerci in contatto anche almeno. Immagino. Sì, io ho un comunicatore a lunga distanza in realtà. Mi sa che anch'io. No, a media deve essere. Quello a media. A lunga distanza è quello, lo zainetto, dovrebbe essere la media adesso. Controllo. Sì, quello il più piccolo. Aspetta, prima che Garrus... No, io ho lo zaino comunicatore a lungo raggio, io ho lo zaino. Prima che Garrus se ne vada, sì, e concordiamo una frequenza per comunicare. Ah, quella che usavamo io e i miei compagni. Te la dico. Non è un po' troppo riconosciuta qualcosa. Non siamo mai venuti in questo settore. Nessuno la sa. Vero, ma non è detto che non venga usata da altri. Vabbè, va bene, elaboro una frequenza un po' abbastanza fuori dagli schemi per poter comunicare noi due. Domanda: voi eravate d'accordo con il barman del Gogo Briaco per incontrarvi a una certa ora per sapere se c'erano delle novità? Mentre loro vanno a pigliare lo scout, io vado a... Avevate pure pagato. Sì, sì. Un giornaliero. A che ora era? Perché questo non me lo ricordo. Mezzogiorno. Mezzogiorno, quindi c'è ancora tempo in realtà. Vabbè, ci troviamo lì per pranzo, direttamente. Va bene, ok. Io vado all'appuntamento con il ragazzo del bar e voi... No, andiamo tutti a questo punto, no? No, c'è tempo, sono 9:30 adesso. Punto. Ah, non eravamo usciti più tardi dal... No, alle 9:30. Ah, ok, allora possiamo andare a pigliare gli scout, poi la guida, poi ci andiamo, sì, dopo l'appuntamento. Ok. Aspettiamo un attimo Persi o intanto... No, no, ci sono. Ci sei. Ok. Ok, allora, se vi dirigete verso, diciamo, il quartier generale delle guide, tanto è poco lì distante, vi faccio a 2 gruppi, quindi Garrus da una parte. Sì, allora fai prima Garrus. Vai, Garrus, che fai? Segui questo tizio che se ne sta andando a zonzo per la città alta. A un certo punto si infila in un bar, perché più altro un caffè, perché qua siamo... Sembra molto elegante, molto la moda. Allora... Faccio un controllo intorno alla struttura per vedere se ci sono altre vie d'uscita. C'è una via, cioè c'è una uscita di sicurezza sul retro. Sarebbe troppo palese se mi facessi vedere. Da fuori non riesce ad aprirla, evidentemente il maniglione antipanico va dall'interno verso l'esterno. Ritorno davanti, ci sono delle vetrate, cioè o meno delle finestre. Sì, è un... tu immagini un caffè d'alto bordo, ci sono i tavolini fuori,
Tipo, sembrava di stare a Parigi, no? Cioè, per dare un'idea un po' come i caffè algerini quando l'Algeria era ancora una provincia d'oltremare francese, no? Sì. Quindi l'alta borghesia con questa calura nei loro vestiti e si beve il caffè. Lui è dentro, vero? Sì, lui è entrato. Lo vedo dalle finestre. La giungla, stavo per dire Saigon prima della guerra. Anche. Più o meno, sì, il clima, l'atmosfera sì. È quella. Sì, lo vedi al bancone, si sta sosseggiando un caffè. Il caffè chiaramente non immaginate l'italiano, sono tazze di brodaglia. Allora, lo tengo d'occhio, però da più distante. Mi metto abbastanza distante da non farmi vedere e utilizzo il mio binocolo. Quindi mi metto abbastanza lontano. Dall'altro lato della strada, tipo? Se ci riesco anche un po' più in là, se ci fosse una strada in modo da distanziarmi in modo per non essere visto. Ok, va bene. E niente, adesso quanto stai lì, perché mi hanno detto che lo devo pedinare, quindi... Ah, lo vuoi proprio pedinare? Ok, vabbè, vedi, allora facciamo una cosa. Dopo qualche minuto, 5-10 minuti, il caffè lo finisce, paga, esce dal caffè, passeggia, si ferma a un'edicola, compra un giornale, se lo mette sotto braccio, continua a camminare. A un certo punto lo vedi che si infila in un albergo, sembra un albergo molto di gran classe, insomma. L'insegna reca il titolo Starlight Hotel. Starlight Hotel, ok. Ti sembra un 4, un 5 stelle. Vabbè, lui entra nella hall e da lì, se non lo segui, lo perdi. Faccio il giro dello Starlight. Sì, vabbè, anche qua chiaramente c'è un'uscita di sicurezza sul retro. Qui è un po' diverso perché vedi della gente tipo che è nel vicolo, che sta indaffarata, gente che sta scaricando biancheria lavata, gente che ritira biancheria sporca, comunque mattina stanno rifacendo le camere. Ok, quindi vabbè, non c'è niente di rilevante, almeno a occhio. Dovrei entrare Ti però senza. sembra un ormai tran tran data l'ora per un hotel di qualsiasi tipo, che non sia proprio una bettola, insomma. Allora, se entrassi sarebbe troppo palese. Allora, mi allontano un po', ritornando vicino all'entrata davanti, e col comunicatore avviso Yash. Che è appena andato. Comunque. No, Yash, no, Isaac, scusami. Ok, sì. Si è appena fermato allo Starlight, giusto? Starlight Hotel. Lo Starlight Hotel. Ha incontrato qualcuno? Ha preso un caffè, ha preso un giornale ed è entrato lì dentro. Entrare lì dentro significherebbe farmi sgamare. No, aspetta lì fuori, se si muove, se no per mezzogiorno ci troviamo al luogo ubriaco. Sarebbe interessante sapere di chi è lo Starlight Hotel, Sì. che è un archeologo dilettante da quattro soldi che si può permettere un albergo di lusso Sì, 5 già stelle, quello molto sospetto. Infatti, nel senso, Mi mettono. qualcuno è o è ricco di famiglia, ma credo poco, oppure, cioè, se fosse, oppure qualcuno lo paga. Mi metto a Sì, fare non credo che sia ricco stazionamento. di E famiglia. Ok, nel puoi fare frattempo faccio voi. gli altri. Allora, voi intanto arrivate al quartier generale delle guide, che è il palazzo che Garus ha visto il giorno prima, ma voi non avete ancora visto. Anche questa è una palazzina non tanto, è molto lunga, ha un lato particolarmente lungo, però non è altissima, sono un paio di piani più la grondaia, più il sottotetto. Dalla facciata è un normalissimo edificio con un ingresso abbastanza anonimo, però dietro l'edificio c'è un ampio spazio ed è come se fosse essenzialmente un parcheggio per hovercraft di varie tipologie, da quelli di trasporto passeggeri a quelli di trasporto merci, ce ne sono alcuni addirittura corazzati. Ok.
siete di fronte all'ingresso della palazzina, che è ovviamente sono gli uffici delle guide. Che fate? Allora entriamo. Entrate. Immaginatelo come una specie di uffici postali. Sono un po' di sportelli. C'è della gente che sta allo sportello, gente che entra, gente che esce. Sul lato opposto degli sportelli c'è una porta che sembra però inaccessibile agli ospiti. Ok. Andiamo agli sportelli e presentiamo le carte per... No, prendete il numerino, vi chiamo, un ufficio. Sì. Poste italiane parte 2. Ah, salve. No, posso essere salve. Utile? Sì, vuoi fare tu, Yash? Sì, perché no? Volevo fare richiesta di uno scout, di una guida. Abbiamo qui tutte le autorizzazioni. No, mi faccia vedere, Prendi il plico. Ah sì, l'autorizzazione è il permesso qui. Questo è il permesso trasporto armi, perfetto. Questo sarà molto interessante, molto utile. Ah, eccola qua, sì, permesso, richiesta guida. Ok, tutto in regola. Perfetto. Avevate già in mente di chi chiedere? Se è disponibile, pensavamo al signor Kelso. Ah, il signor Kelso, pensate, appena rientrato da una spedizione, sì, è disponibile. Aspettate che lo chiamo. Alza la sua cornetta. Sì. Sì, ci sono dei signori per te. Sì. Sì, se vuoi discutere direttamente te li mando. Va bene. Ok. Grazie. Giovane. Ciao. Prego, potete andare. Superate pure quella porta là in fondo, quella che vi ho detto inaccessibile prima. Si apre. Vediamo. Sì, ve l'apro io. Prego. Grazie. Proseguiamo. Quando è arrivata la porta, che era sigillata palesemente, evidentemente da un comando a distanza, e si apre al vostro passaggio. Andiamo. Era una comune porta in legno, ma era palesemente chiusa, quindi hanno un comando, un buzzer per aprirla a distanza. Entrate, c'è una sala ben arredata, sembra quasi un salottino, no? Da esploratori d'altri tempi, tappeti, c'è un carrellino con del whisky e dei Sì, c'è tipo la pelliccia d'orso per terra. Ci sono delle teste impagliate di animali che non avete mai visto alle pareti, tra cui quello che vi sembra, soprattutto sembra, opla, a te, Yash, quello che descriveva l'ubriacone ieri, cioè da questa pantera strana, aliena, che non se l'ha inventata, insomma. Vi viene incontro un tizio sulla cinquantina, abbastanza imbalsito, con questa faccia bonaria, ma non vi sembra per niente scemo. Salve, siete voi che avete chiesto di me? Piacere. Certo. Ian Kelso. Buongiorno. Sì, salve, siamo lo staff della dottoressa Lorraine. Stiamo, come può presumere, organizzando una spedizione. Ah, fa quello che con di galanteria Enchanté e gli fa, e le fa il baciamano. Ah, che provola. Ma prego, mi stavate dicendo? Salve, stiamo organizzando una spedizione all'Outback e il suo sostegno e la sua guida all'interno dei territori sarebbe estremamente utile. Sono disponibile, sono appena tornato una spedizione, quindi... Benissimo. Può fare se volete. E non solo la sua conoscenza appunto dell'Outback, ma anche qualche consiglio su come organizzare la spedizione, quindi... Cosa secondo... devo chiedere in tutta onestà qual è la vostra disponibilità economica, perché in ogni caso qua organizzare una spedizione senza fondi è un po' difficile.
dei fondi ce li abbiamo, certo non abbiamo un budget illimitato, però abbiamo sono sempre abbiamo 130.000 crediti. Siamo un po' stiracchiati, signore. Possiamo arrivare massimo a sulle 130.000. Quanto prevede qual è la vostra intenzione? Insomma, l'Outback è grande. Il vostro obiettivo quale sarebbe? Dottoressa? Io ho avuto delle notizie su un posto che volevo visitare per primo, se possibile, ma non so dove sia. Mi hanno detto di cercare al villaggio indigeno di Adlanaira. Abbiamo innanzitutto una mappa dell'Outback? Domanda stupida, magari non così stupida. La mappa la fornisco io, dice Carlson. Ok. D'altronde conosco abbastanza bene l'Outback, come immaginate. No, ho capito. Allora, per andare ad Adlanaira, ma è soltanto quella la vostra tappa? Dottoressa? Dottoressa di nuovo? Non so prevederlo, cioè, mi hanno detto soltanto che potrebbe essere un punto di partenza, ma non so. Allora, dottoressa, quanto tempo ci aveva detto che ci sarebbe stato prima dell'arrivo della nave scientifica? La dottoressa? Tre mesi. Tre mesi. Ok. Raggiungere a Draia più o meno quanto può richiedere, signor Kelso? Adonaira non è così lontana, sono circa 48 ore di viaggio effettivo. Dio, fattibile. Però sono 48 ore di overcraft, attenzione. Considerate che un overcraft può viaggiare per un massimo di 16 ore giornaliere prima di fondere. Ci vuole un po'. Eh sì, perché poi dobbiamo calcolare anche un'altra roba. Non credo che in un villaggio di questi esserini qui vendano del carburante, quindi dobbiamo fare i conti anche sull'autonomia dei veicoli. Signore, qua stiamo parlando di una spedizione, soltanto pensando ad Adlanaira, di circa 2 settimane. Io non so se quello sarà l'unico posto dove, anche perché, dottoressa, parlando rivolgendosi a Loren, Adlanaira è un piccolo villaggio relativamente vicino. Io non so quale sia lo scopo della sua spedizione. Se vuole può mantenere ancora il riservo finché non abbiamo preso accordi, però non pensiate che ci sia niente di che ad Adlanaira. Io non so che la stanno indirizzando di là, però siete dottoressa, voi che io vi porto, non è un problema. Dottoressa, cosa stiamo davvero cercando, innanzitutto? Perché non credo che cercare un villaggio possa essere d'aiuto. Perlomeno, cosa vuole trovare in quel villaggio? L'onestà ci aiuterà. Mi hanno detto che è l'ultimo posto certo in cui è stato mio padre, quindi pensavo che potesse essere un buon punto di partenza. Signor Kelso, lei sa nulla del... Ha sentito voci su quello che può essere capitato al dottor Messandi? Ah, ma lei è la figlia di Messandi, il dottor Messandi. Non avevo collegato, scusate. Signorina, sono veramente spiacente per quello che è successo a suo padre. È una storia nota abbastanza a tutti qui. 2 anni fa ho organizzato una spedizione con un collega. Sono effettivamente partiti per l'Outback, ma non l'abbiamo mai visti tornare. E chi era il collega? Il collega era un certo Lyndon Green. Te me lo segno. Lyndon Green. Ho capito. E anche il signor Green non si è più saputo nulla, giusto? Io non l'ho più visto. Non ho visto più nessun membro di quella spedizione tornare qui. Sì, lo so, non sono belle notizie da dire così, ma è inutile che vi metto, no? Sì, qual era? Qualcuno c'è domanda? Le guide devono depositare, tra virgolette, il diario di viaggio, l'itinerario?
Beh, una volta stabilito l'itinerario con il cliente, si dà di massima, si scrive di massimo capitolato per l'ingaggio e si deposita in ufficio. Sì. Benissimo. Potremmo ottenere la carta d'itinerario della spedizione? È possibile consultare una copia? Esatto. Sì, possiamo fare richiesta se siete interessati, non c'è niente di segreto qua. Sì. Sicuramente possiamo arrangiarlo, però prima di accettare l'incarico, sinceramente vorrei a parte sapere la vostra disponibilità, ecco. Tipo di spedizione pensavate di organizzare? Esplorativo, direi. Più altro indagare su cosa sia successo al professore. Ok, quindi, ma vi attendete di dover trasportare qualcosa indietro? Vado alla dottoressa. Potrebbe succedere che dobbiamo caricare qualcosa, no? Vabbè. 1, 2, 3, 4. Taglia corto. Scusate un attimo. No? Vabbè. Signor Kelso, immagini una spedizione di 7 persone con Overcraft. Sì, lo stavo già immaginando, mi sono già fatto un'idea. Allora, non, senza che pensate che voglio abusare delle vostre disponibilità, però normalmente una spedizione, vedete se la cosa non vi suona male, prevede quantomeno un Overcraft passeggeri e uno cargo di supporto per trasportare chiaramente i viveri, soprattutto se pensiamo di andare fuori un mese circa. E poi c'è l'overcraft di supporto con la mia squadra. Ok. Gli eventuali fucili da caccia? Nel caso si potrebbe pensare di armare la spedizione, anzi sarebbe sicuramente sensato farlo. Ok. Gli indigeni possono rappresentare una minaccia? Gli indigeni possono rappresentare assolutamente una minaccia, soprattutto se ci allontaniamo dalla costa. Vedete, gli indigeni essenzialmente si dividono in due gruppi. Quelli vicino alla costa, i gog costieri, come li chiamiamo noi, sono essenzialmente pacifici, sono quelli che incontrate anche qui in città e che si fanno ingaggiare anche volentieri per lavori di manovalanza. Ma più entrate nell'outback, più si inselvatichiscono. Quindi più tradizionalisti. Legati al loro tradizione. Sono tribali e molto violenti, di solito attaccano a vista. Motivo in più per ammarsi. Dottoressa. Le malattie che dovremmo tenere? Vaccini? Una normale profilassi, come quella che pensate che abbiate già fatto all'arrivo sul pianeta, è più che sufficiente da quel punto di vista. Ok, animali pericolosi? Tipo serpenti? Sì, ce ne sono di animali pericolosi. Prevalentemente animali velenosi. Vedete quella cosa lì, vi indica la testa impagliata dalla pantera. Quello, per esempio, è una Ayayantra. Maledetti questi autori che mi hanno messo questi nomi, ragazzi. È chiamato anche l'inseguitore della morte. Quindi è velenoso? No, però è implacabile. Immaginate una pantera a 6 zampe con quella faccia lì, il grugno della testa impagliata è veramente brutto, ragazzi. Cioè, tipo le mandibole che escono. Sembra quasi le tigri quelli del Neandi. Sì, no, presente un Predator. Sì, anche di chi sì. C'è da parte. Una roba del genere. Fantastico. Ed è soltanto una di quelle creature che si può incontrare là. Ci sono anche volatili abbastanza fastidiosi come gli Aerodrak, insomma, non è un ambiente facile da affrontare quello dell'Outback, signori. Io vi consiglio di organizzare questa spedizione e lo dico contro il mio interesse, soltanto veramente se siete motivati a farlo, perché non c'è un rischio concreto di non tornare. Ok, allora arrivederci, grazie. No, nel senso, possiamo arrivare veramente a 150.000, ma più di quello è il massimo delle nostre finanze. Allora, tenete conto che se davvero mettiamo, grattiamo fino al fondo del barile. Va bene, tenete conto di questo. Gli Overcraft sono circa 2.000 crediti a settimana. Ma dovete prevedere un anticipo di 6.000 e non sono trattabili perché
e la compagnia stabilire i prezzi. Mm-hmm. Ma il l'overcraft di supporto, dove saranno io e il mio equipaggio, costa meno, sono 500 crediti a settimana. Mm. In più dovete considerare chiaramente il nostro salario, che sono 150 crediti a settimana a persona. Il guidatore dell'Overcraft, ve ne serviranno chiaramente tre, sono 100 crediti a settimana. Fate voi due conti, e poi chiaramente c'è da pensare all'equipaggiamento. Avete già pensato a che equipaggiamento volete portare in missione? E tipo ci guardiamo negli occhi. Allora, io in realtà ho un po' di equipaggiamento personale. Sì, abbiamo un equipaggiamento personale, ma a parte le razioni, consiglio razioni e armi per difendersi e kit medici, c'è qualcos'altro? Sì, allora. Mi rendo conto che non avete mai visto qualcosa del genere, soprattutto in questo ambiente ostile. Esatto, ma... cioè chi cacchio mai si è avventurato in una giungla? Cioè, Edwin... Però non state pensando a molti fattori, signori miei, cioè serviranno le tende per accamparci mm-hmm. di notte. Quindi dormire sull'Overcraft è escluso, cioè usare l'Overcraft come... L'Overcraft non avete mai visto, dovreste averne usato uno per venire qui. Ah no, forse voi avete usato quei grandi Overcraft passeggeri? Sì. No, quelli che utilizziamo noi non sono così comodi, sono semplicemente degli abitacoli con dei sedili. Se volete dormire, per un bisogna scendere. Allora mi sa che, ok, bisogna scendere a terra, che ovviamente implica trovare ogni volta anche un posto sicuro per farlo, no? Sì, ma quello è il compito mio e della mia squadra. Mm. Comunque stavo dicendo tende, e poi serviranno sicuramente... degli equipaggiamenti vari, mi vengono in mente un toolkit elettronico, un meccanico. Quello ce l'ho, allora, quelli ce l'ho io. Io ho un toolkit medico e ingegneristico. Io ho dei equipaggi... Sì, ho un toolkit meccanico elettronico, infatti prima di essere arruolato nella difesa terrestre imperiale ero capo tecnico in un'industria su Tobia. Noi dispongo anche di una sonda elettromagnetica, un computer palmare, binocolo elettronico, visore infrarossi, maschera combinata, toolkit scientifico ingegneristico, e poi qui mi sono procurato un'unità di filtraggio di situazione dell'acqua e una tuta ambientale. Ah, perfetto. Poi cose che potrebbero essere utili. Siamo in una giungla, servirebbero sicuramente delle motoseghe. Per poter io ho un machete. Sì, ma il machete, le assicuro, può servire contro i vitici minori, ma se incontriamo qualche tronco la vedo dura tagliarla con un macete. E poi non state considerando la cosa più importante di tutte. Ovvero? I viveri? Ah, certo. Le razioni, sì. Certo. E ovviamente il carburante per poterci muovere, perché non pensate che là fuori ci sono delle stazioni di servizio. Infatti, perché bisogna fare anche due conti sull'autonomia dei veicoli, cioè quanto vogliamo stare fuori e soprattutto per quanto carburante extra possiamo portare di carico, perché dobbiamo calcolare che poi dobbiamo anche tornare indietro, non è che è solo andata a viaggio, quindi bisogna calcolare il carburante per la distanza massima e il carburante per il ritorno, no? Io potrei fare il preventivo se siete interessati. Sì, d'accordo. O prima volete conoscere i membri della squadra che verranno con noi? Facciamo prima il preventivo. E fare richiesta anche per il riguardo Lorraine, per l'itinerario della spedizione del dottore. Magari sarebbe utile per trovare le sue tracce. Ah, per quello non c'è problema, aspettate. Sì, però conosco una corrente di un telefono lì. Sì, sì, i signori vorrebbero accedere all'archivio. Sì, sì, hanno la mia garanzia. Va bene, te li mando subito. Intanto arrivo un attimo, vado in bagno. Sì, intanto contatto Garrus, che è tornato con noi oppure no, sta ancora fuori? In ok, Garrus, raggiungici alla stazione delle guide. Garrus, vuoi stare? Nel frattempo per chiudere la cosa. Tu il tizio non l'hai più visto uscire dall'hotel. Nel tempo che sei stato lì.
Io vorrei conoscere il resto della squadra di Kelso. Ok. Se gli fa la domanda, ma certo, gli ripresento volentieri. Sì, io e Lorena andiamo all'archivio, poi appena torna Pier ci dice fa con Isaac. No, però almeno e Lorena andiamo. Sì, sì. Niente, okay. Io se non lo vedo uscire, controllo dietro. Dovrebbe esserci meno movimento se non sbaglio dietro adesso, giusto? Sì. E chiedo se c'è qualcuno comunque dell'hotel, se hanno visto e glielo descrivo, il tizio. Ah, vai alla reception quindi? No, dietro. Se c'è ancora qualcuno in scarica, carica. Ah, c'è un inserviente che sta caricando dei CS. Praticamente salve, ha per caso visto che ti vede, salta un attimo, sì, buongiorno, ma lei chi è? Salve, sono un amico di Lorraine, mi ha mandato per mi ha mandato qui per chi è Lorraine? Mi faccia finire di parlare, sono qui per mandare le scuse a problema, non mi ricordo il nome del tizio. Walker. Walker. A mandare le scuse a Walker. Chi è Walker? Dovrebbe essere qui nell'hotel. Vado a chiedere alla reception cosa vuole da me. Sono stato qui per fare il mio lavoro. Ok, la ringrazio. Capisco che non lo conosce. Non è, presumo di non sia passato di qui, quindi me ne ritorno al... dove mi ha detto... come ti chiami? Persi te? Elvin Lane. Dove mi ha detto Elvin? Quindi vai anche tu al quartier generale, sì, sì, cioè, delle guide. Sì, presumo che dietro non sia passato, quindi presumo che lui abiti o comunque stia parlando con qualcuno in modo interessante qui. Però non entro perché no. Sì, vabbè, intanto abbiamo capito che Walker sta al Starlight Hotel, no? Sì. Sì. No, aspettate che tiro giù il cast. Poi la prossima volta faccio i compitini e vi metto i nomi tutti a fianco. Eccomi. Aspetta, chi è chi? Adesso vi dico. Devono essere gli uomini di Kelso. Questa è la squadra di Kelso. Ok, va, Kelso. E poi te li presenta. Oh mio Dio, ma è Tom Hardy. Ma chi? Questo qua. No, allora, questo qui sotto Kelso è a Lewis, è cacciatore del suo braccio destro. Poi abbiamo il secondo cacciatore, Lur Calendry, e poi ti presenta anche i due piloti di Hovercraft, che sono Ross Carnam. No, scusate, questo qua. Questo consiglio okay. È Ross Carnam e questo qua è Harmon Gile. Ok. Io ho il piacere di fare la vostra conoscenza, signori. Allora, vedi, te li scrivo un po', vabbè, vedi che Lewis è più affabile degli altri, quasi a livello di Kelso, vedi che ci sa fare, insomma, come persona. Ok. Calendry, esattamente come sembra, fa un po' imparare il figaccione, però sembra competente. Chiaramente così a pelle, perché non è che fa il modo di valutarlo, da un'occhiata. Carnam è questo tipo qua, abbastanza così, un po' scazzato, però vabbè, sembra che avesse fatto solo come pilota. E già El è abbastanza una persona così, anonima.
senza grande carattere, però forse ti interessa meno perché sono i due piloti, quindi pensi che ci avrai poco a che fare. Non si sa mai. Quantomeno i cacciatori ti sembrano tutti scoperti, almeno da così a pelle. Ok. Comunque sembra una squadra affiatata, hanno un buon modo di interagire tra di loro. Ottimo, perfetto. E... nel frattempo gli altri vanno in archivio? Sì, e cerchiamo i documenti del dottor Lane. Dottor Messandi. Messandi. Allora, con l'autorizzazione di Kelso cedete gli archivi tranquillamente, chiedete all'archiviatore... archivista, sì. E vi tira fuori l'itinerario. Sì, no, il plico, in realtà il dossier che abbiamo costruito, la pratica essenzialmente. E l'itinerario effettivamente indicava come tappa la città, cioè il villaggio, quello di della Naira, però l'ingaggio era pensato per durare 3 mesi. E era molto sul vago la tappa successiva. Ok, in quanto per questa incertezza Messandi avesse pagato l'auto extra. Ok. Suo padre aveva qualcosa da nascondere riguardo Lorraine. Così sembrerebbe, non posso negarlo. E c'è il preventivo allegato? Sì, è dentro il dossier. Ok, quanto ha speso? Ha speso, considera che però era la spedizione era il triplo di quello che avete previsto voi per adesso. Ha speso, scusa che recupero gli appunti, ha speso circa 300, poco meno di 300, 270.000 euro crediti per gli approvvigionamenti. Solo gli approvvigionamenti? Sì. Mazza. E come salari aveva speso circa 50.000 crediti per 3 mesi. Ragazzi, off game. Io ho provato a tenere basso il prezzo perché chiaramente Lorraine ci aveva detto che potevamo farci la cresta sul resto, ma se ce ne partono 50.000 solo per... praticamente per gli stipendi, considera che loro ha fatto la spedizione il triplo del tempo che avete preventivato voi. Sì, hai fatto bene i conti. Kelso si sta facendo una cresta di proporzioni stratosferiche. Infatti, l'errore è stato dirgli quanto avevamo di budget, era da chiedergli prima il preventivo. Sì, perché io sono fatto una cosa cioè, sì, nel senso, fatto tutto io... tu. Sì, ti volevo tirare uno scappellotto, ma non c'ero. Non c'eri. Ho sbagliato io. Però teniamo. Ti fai due conti. Io me ne sono fatti mentre mi parlava. Cioè, sono 24, un mese sono 24.000 crediti di cosi, gli overcraft. Cioè, ma prendo io 10.000 crediti all'anno di pensione. Quindi. Effettivamente di personale e mezzi sono forse neanche 30.000 crediti. Non credo che ci mangiamo in 10-30.000 crediti di cibo, capito? Comunque, vabbè. Ascolta, io prendo 10.000 crediti all'anno di pensione, per dirti. Dopo, cioè non no, mi nel senso, anni di servizio in marina. Ma io direi 150.000 bastano, perché veramente ce li facciamo bastare. Ma secondo me bastano anche 100.000. Ma secondo me basta anche di meno. Probabilmente di meno, ma se vogliamo andarci larghi, 100.000 secondo me basta. Ragazzi, intanto siamo morti appena entriamo nella cosa, cioè... Ah, vabbè, dai! Sappiamo già che sarà il personaggio di Luigi il primo. Ovvio! Verrò mangiato da una pantera queste aliene... Tu sai che ti sei appena tirato la sfiga sul tuo personaggio, vero? Certo, vabbè, ma... No, non tu. Non io. Persi. No, al massimo è Pedro Pascal in... Dio, com'era? Prospect, mi dai un braccio e finisci lì. No, perché mi è venuto in mente in Kingsman 2.
No, comunque, sì, vogliamo tenere ancora su 130.000? Sì. Ma anche a soldare prezzo. Qualcuno che costa meno? Intanto ancora non si è speso niente. Possiamo ancora recuperarla sta cosa. Cioè, intanto in 3 mesi quanto ha speso loro, ripetimelo? 320.000. Ok. E noi lui ci ha fatto il conto per 2 settimane? Per un mese. Per un mese. Cioè, se fosse proporzionato il dottor Messandri... 100.000 ce la caviamo tranquillamente, perché non rompa il cazzo. Avrebbe dovuto pagare 390 in proporzione Messandri. Si sta facendo un regalino. Rob, sulle regole. Sì. Oddio. Io ho armi da fuoco quando utilizzo la pistola laser, però questo mi impedisce... Cioè, la posso usare per... utilizzare senza penalità anche le altre armi da fuoco? Sai che si è saltato? Dicevo, io ho firearms, ti ricordi? Sì. Nell'uso della pistola energia, il gun combat. Gun combat però, con la pistola energia ho più 2, ma con le altre armi da fuoco ho 0. Se non ce l'hai a 0, no. Ok, quindi vale solo per le armi a energia? Vediamo un attimo la tua scheda che non mi ricordo. Mi sembra strano che è un'abilità cascata. Fammi vedere un po'. E no, perché è subito specializzata, lo sai. No, è che mi sembra solo saper sparare con una pistola energia, avere la specializzazione di quella, però non avere la è un dubbio per sparare con il resto. Un attimo com'è che era questo discorso qua. No. Ecco qua. Allora, alcune abilità sono abilità cascata, ovvero hanno forme specializzate di quell'abilità. Quando si ottiene un'abilità cascata, devi immediatamente scegliere una specializzazione. Ogni abilità cascata indica una o più specializzazioni che possono essere scelte. Una volta che un livello è ottenuto nella specializzazione dell'abilità cascata, tutte le altre specializzazioni sono considerate abilità a livello 0. Hai visto? C'è scritto. Ah sì, ok, era come intendevo, infatti. Ok, io allora mi voglio preparare un fucile a caccia, comunque. Vi consiglio allora di dare una rettifica alle vostre schede. Se avete un'abilità cascata, mettete 0 quelle che non è... Sì, ma penso che basta... Quella, sai che quella più 2, però il resto di gun combat a 0. Sì, ma siccome la scheda vi fa i tiri automatici, cazzo, è vero, me ne ero dimenticato di quell'aspetto. Sì, infatti, però non so sto facendo io, quindi in realtà tutti i gun combat sono a 0. Okay. Sì. Se hai una pistola, sì, per il resto, ok, e quindi anche i melee combat, mi viene da dire. Sì, in effetti sì, è vero. Anche sì, è uguale. Io single weapon, perché io ho anche per single weapon specializzata a 1, quindi il resto a 0, sì. Perché è a cascata. Aspetta, e a questo punto anche gunnery. Sì. Anche uno 0 conferisce lo 0 negli altri a cascata? A quanto pare sì. Ok, buona statezza. Perché lo dice chiaramente. Sì, ok, va bene. Okay. Che vado a vedere. Infatti l'unico che ha fatto giusto è stato perso. Allora, armi a distanza, voglio vedere. C'è una cosa che non capisco però qua. Cosa? Qua è segnata la doppietta come distante. Sì. E la doppietta cosa intende l'originale? Shotgun. Mi sembra strano. Cioè uno shotgun non è distante, non ha la... Ma l'argomento è così. Mi sembra assurdo perché una doppietta, uno shotgun non fa danni
cioè più è distante meno fa danni. Ok, ricontrollo anche il PDF in inglese, ce l'ho sotto mano. Guardo su Orfe. No, perché una cosa del genere non ha proprio senso, secondo me. Ragazzi, se veramente così, così, se dovete fare le rimostranze, fatele direttamente a... In comunque, io acquisto un fucile. Alla Mongoose, perché... Sì, sì. Vabbè, io acquisto un fucile, sono 200 play che mi partono. Conferma che è ranged, che è nel nostro distante, è stato tutto distante. Ah, ok, arma a distanza, in quel senso. Mm-mm. No, pensavo che ci fosse proprio la portata, cioè solo mischia a distanza. Sì. Sì, vabbè. No, è solo un sofismo mio, allora. Fucile. Che ritmo di fuoco ha un fucile? Dove sei? L'uno. 3 di 6, qui, ok. E che invece... Io sono già equipaggiato di punto punto. Ovviamente mi fa più danno la pistola che laser, però. Detto è completamente foresta. Sì. Al massimo prendo l'unità di filtraccio e il macete, il binocolo. No, il binocolo elettronico no. Ok, spendo altri 100 per un centinaio. Spendo praticamente. Sto parlando sopra Luigi, però. Oh, scusate. No, no, io non era solo per dire che non faccio cambiamenti all'equipaggiamento. Tutto qui. Ok. Io prendo solo il macete e l'unità di filtraggio e distillazione dell'acqua per 200 crediti. Ok. Io le unità di filtraggio dell'acqua già ce l'ho. E... tutta roba che già quello che penso mi servirà. Io invece sono una persona molto brava e prenderò da voi le robe che mi servono. È così che si campa nel come esploratore, rubare agli altri. Oddio, non lo so, però meno male che non ha detto razziare i corpi degli altri. Esatto, mi sto già preoccupando. Quello è sottointeso, tra virgolette. Quello è il passo successivo, è l'evoluzione. Esatto. No, di nuovo. Ah, è morto. Vabbè. Ah. Vabbè. Ok. Io chiedo, tra l'altro, mentre loro sono lì alla cosa parlando, si guardano i documenti, chiedo per caso a Kelso se sa chi è il proprietario dello Starlight Hotel. Comunque, visto che, che parlavamo con... Lo Starlight Hotel è uno degli hotel 5 stelle più lussuosi di questo buco. ma non so di chi sia il proprietario, in realtà... Penso che sia proprio colposo della città alta. Io sono arrivato, giusto? Sì. O si baloccano a conoscere... Cioè, io sto libri. Acquistando un bellissimo fucile. Mm-hmm. Presumo che mi ragguaglino. Questo giro di equipaggiamento lo fate dopo, ve lo do, ve la buono. A... Sì, sì. Quindi... Io questi affari li so portare, sì. Cosa? Questi Overcraft li posso portare io. Dipende la specializzazione, se hai più... non lo so, dipende dall'abilità. Non lo so, perché c'è veicoli... Ma ce l'hai Overcraft? C'è proprio Overcraft? No, è rotore in realtà. Sì, ma è sempre un'abilità cascata, mi sa. Sì, sì, è rotore su Aircraft, però tu non hai neanche un'abilità di trasporto, Duke. Ah, quindi so pilotare navette e navi interstellari, ma non... Ok. Perché tu sei pilota, e pilota è il pilota delle navi stellari, sì. Perfetto, no, vi volevo dire, possiamo risparmiare. Cioè, piloti la... No, no, guarda, sai pilotare un'astronave, ci no, sarà io sono sicuro verso i veicoli a ruota comunque. No, era nelle regole, è rotore. Sì, sì.
e okay, aircraft rotore. Boh. Mi avvicino a quello che mi sembra il più sensato di tutti, ovvero Isaac. Dobbiamo per forza prendere questi. Non ci so quelli, qualcuno che costa un po' meno. È il migliore da quanto si dice. Sì. Il Locke Elvin ha deciso lui. Sì, come dare 200 crediti, no, 100 a un burocrate pensando che gli servisse la mazzetta. Sì, in effetti Elvin è meglio se non gestisci tu i soldi, lo sai? No, fate come volete. Ormai non ne avremo più, però quindi il problema non si pone. Elvin, vieni qui. Dimmi, Carlos. Ma non ci pone. Ci sono anche altri da poter assumere a meno. E io non, forse è l'unico caso in cui non lesinerei avere una guida che conosca bene il territorio. Io avrei perché... preso una guida autoctona, in realtà. Ti amo. Se incontriamo i GOG interni, almeno una guida autoctona ha una possibilità di parlamentarci. Vi lascerò crogellare in questa convinzione per adesso. Vabbè. No, allora, veramente, chi di noi sa portare tre overcraft, portare un overcraft? Io nessuno, no, ma voi... Però. Ecco, e già comunque dovremmo assumere qualcuno. Qualcuno ha una vaga idea di come arrivare lì? No. No. E qualcuno ha una vaga idea di come difenderci dai pericoli locali? Sparando. Vabbè, il concetto è che bene o male magari forse lesiniamo sul resto, ma non su una buona guida. Questa è la mia politica. A me la guida va bene. Dobbiamo trovare il modo di non fargli sforare così orrendamente un budget sensato. A 130.000 gli si dice il budget. Curare. No, il budget è 100.000, non 130.000. 130.000 già sta facendo una signora cresta. No, che cazzo? Vabbè. Questa ce la risolviamo poi per noi. Vabbè, mi presento, vado lì a presentarmi alla ciurma a questo punto. Il capitano. Alla ciurma. Io mi giro il capitano. Il capo. Perché non l'ho visto, quindi non so chi sia dei cinque. Salve, sono Ian Kelson. Ah, e lei? Salve, Garrus. Piacere. Non... Allora, se squadra vede le cose. Sì, capisce. Fa. Beh, penso che sarà una spedizione interessante questa. Faccio un leggero sorriso. Mi ha commesso come il mio solito, mi appoggio al muro, ma accendo una sigaretta. Allora, signori, se siamo d'accordo, io preparo il preventivo. Certo, mi sono dimenticato di dirle, signor Kelso, che il nostro revisore dei conti per le spedizioni è il consulente della dottoressa Messandi e il qui presente signor Gatos, che è stato incaricato di darle una mano a preparare a fare la revisione delle spese e dei budget di spesa per la spedizione. A me mi casca la sigaretta, che cosa? Però l'ho capito. Robo, una domanda. Sì. Noi non sappiamo guidare un overcraft, però nei tre giorni in cui stiamo andando si può acquisire un'infarinatura su come si conduce? Se non abbiamo cazzo da fare. Sono le regole di acquisizione skill nuova. Ok, devo tirare. No, aspetta, rivediamolo insieme. Non ricordo così. Lo sappiamo tutti. Scusami, potrebbero tornare utili. Devi impararlo, adesso vi spiego come. Sì, no, stavo cercando. Allora, no, per migliorare un'abilità, un personaggio deve addestrarsi per un numero di settimane pari al suo totale abilità attuale più il livello desiderato di quell'attività. Quindi per avanzare da pilota 2 a pilota 3 ci vogliono 6 settimane, 3 più 3. Un personaggio può addestrarsi solo in abilità in una determinata settimana. Tutto a fare non può essere imparato.
Quindi io sono a meno 3. Ok, eccolo qua. Comunque poi quali sono i prossimi step? Ah, non devi contare a meno 3. Devi contare essenzialmente una settimana per portarla a 0. Per portarla a 1. È così il calcolo. Ah, per portarla direttamente a 1 non va a 0, quindi. No, poi se devi portarlo a 2 diventano 3 settimane, capito? Ok. Se lo vuoi portare poi da 2 a 3 diventa 6 settimane. Sì, una settimana riesco a averlo in farinatura sostanzialmente. Vabbè. Okay, so cosa sì, ha senso, perché comunque esatto, perché spendi il viaggio sull'Overcraft, chiedi al tizio di insegnarti a usarlo, ci sta. Sì. Yash. Okay. Mentre quello che dici tu effettivamente lo sapevo anch'io, ma sembra che l'abbiano mantenuto, cioè in Sifios Engine non l'abbiano mantenuto, è un tiro, c'era in Traveler, seconda edizione Mongoose. Ok. Devi fare quello che dici tu, cioè la settimana di addestramento più il tiro per vedere se hai superi l'esame essenzialmente. Sì, fondamentalmente. Ok, niente. Però qua passa in automatico, quanto pare, quindi ci atteniamo a mano. Yash, cos'è che dovrei fare? A bassa voce? Attento che Kelso non si intaschi troppi soldi, che secondo me ha sparato una cifra eccessivamente alta per la preparazione della spedizione. Ti faccio tutto il calcoletto 24.000. Sì, gli fai vedere i prospetti vecchi. Capito, questo ci sta. Si può mangiare 30.000 euro perché Elvin si è lasciato sfuggire indiscretamente un budget così. Cosa c'ha quel ragazzo oggi? Si è svegliato male? Può essere. No, non si è svegliato affatto. Caffè. Allora, mentre voi confabulate, Kelso è andato in ufficio, sta tanto in preventivo e siete lì con Loren e il potenziale gruppo di spedizione. Loren, mi scusi, ma i suoi due amici, qualcuno per caso sa pilotare? Talia no. E Drew l'ha mai visto? Non ha una grande stima dal tono, ecco. Drew non solo non sa pilotare, quel ragazzo non sa neanche esistere. A proposito, visto che non è qui, possiamo far sì che non venga con noi e rimanga qui? Ci può servire un braccio in più? Può servire da scudo umano o da esca? Per esperienza un braccio in più fa comodo, ma un braccio inutile no. È solo di peso. Il problema è che i soldi che vi abbiamo stanziato sono in parte anche suoi, non so se posso escluderlo. Può dirgli che noi partiamo dopodomani, in realtà partiamo domani, lui rimane qui, non potrà essere in rischio e pericolo di vita e in caso di ritorno avrà la sua parte se troviamo qualcosa. Mentre dici questo arriva Kelso, che ha sentito il tuo domani, dopodomani, fa: ragazzo mio, lei è ottimista, per preparare questa spedizione ci vogliono 3 settimane almeno, ecco il preventivo. Quant'è? Troppo. Allora, il preventivo vi chiede: voi cos'è che avete escluso? Il set elettronico? I toolkit, le armi, maschere, tende. Ok. Distillatori d'acqua, che sono purificatori d'acqua, che ce li abbiamo. Visori notturni, binocoli, insomma, abbiamo tutti un po' questo tipo di attrezzatura. Allora, faccio pure io perché devo decurtare quello che avete già. Vedi la scritta che sta non ancora non appare. Tipo ruota della fortuna. Domanda da master che non lo so, avete dei medikit dietro voi? No. No, io no. Okay. Isaac? Forse Isaac, sì. Ce l'hai? Sì. Gliel'avete detto? Io sì. Ok. Ho un kit medico, se intendi il medikit. Sì. Sì, ce l'ho. Ho il toolkit scientifico e il toolkit di ingegneria anche.
Io non ho toolkit. Io sono uno per gli denti. Anch'io ho una bombola d'ossigeno. Il santo filtrante l'avevate preso, vero? Sì. Sì. Se vogliamo parlare di essere previdenti, io ho 5 granate fumogene. Anch'io. Io mi sa che ce ne ho 10 a frammentazione, ma quello è un altro discorso. Dice, ma che te ne fai di una granata fumogena se fai il diplomatico? Non si sa mai, per fuggire. Bravo, non si sa mai. Se ti tiri in faccia una granata vera e propria, salti in aria. Ti dice male. Se ti tiri addosso una granata fumogena, proprio ammazzarti non ti ci dovresti riuscire. Si scoprì che era allergico alla sostanza delle fumogene. E muore. E muore, perché c'è una crisi. Tocca la filastica. Un po' che il suo quanto ci spara. Allora, vi chiede 142.750 crediti. Cioè, vi faccio scusi, signor... Quanto? Signor Kelso. 142.000. Volete la distinta? Mi può dare una penna un attimo? Mm-hmm. Mi passa la penna? Sì. Cancello 140 e metto 100. E glielo ripasso. No, 100.000 non te lo accetterà mai. Perché se non l'accetta perché sono un coglione che gli ha detto che ci sta 130. Sì. Io comunque faccio e così. E mi sono tenuto basso. Signori, perdonatemi. Non è tanto l'equipaggiamento che, come avete visto, e vi dà distinta adesso se volete la ribattiamo insieme. E come vedete non è il grosso del prezzo, ma capite che ci sono viveri, acqua e carburante per un mese. Sono quelli che fanno il costo della spedizione. Capisce che la spedizione del padre della nostra amica ha speso 3 volte tanto per 3 mesi. Quindi, considerando, facendo dei conti, lei sta facendo la cresta su quello che gli ha detto il nostro amico, non facendo dei conti giusti. Così è a occhio. Ditemi, prego, questa è la distinta, ditemi dove sto facendo la cresta. Si sta un po' incazzando, Allora, vi dico cosa ha fatto la sua distinta, perché sennò facciamo... Sì. Vi chiede 8 tende, 2000 crediti. Mm. Poi 10 lanterne, 400 crediti. Mm. Ok, vi ha inserito un set elettronico per 3000 crediti. Che però quello ce l'abbiamo già. Quindi potete depennarlo volendo. Mm-hmm. La motosega 750 crediti. Mm-hmm. Il medikit l'ha escluso già quando sei arrivato, te l'ha gli detto che non doveva includerlo. Mm-hmm. Poi c'è dell'equipaggiamento misto che vabbè, sono circa 1000 crediti, sono corde, sacchi, roba del genere. Mm. Ti faccio come una domanda. Mi stava dicendo il botto sono le lattine di cibo sono 50.000 crediti per 4.000 unità 2 tonnellate. Aspetta un attimo, quanto è? 12.000 crediti di cibo? No, 50.000 crediti per 4.000 unità crediti di cibo in lattina. Ok. Voi che ci avete la cosa davanti, sono troppi. Sto facendo i conti. Poi ci sono 14.000 unità di cibo disidratato, bustine essenzialmente. 14.000? Di... 75.000 crediti. Sì, 75.000 crediti e bustine disidratate di cibo. Per 14.000 unità. Ok. E secondo lui sono... noi in 12 mangiamo 14.000 unità in un mese? Poi ci sono
una tonnellata di acqua in lattina, 10.000 crediti. Ok, siamo a 141.150. Il filtro è stato tolto. Poi c'è dentro il carburante, 2.000 litri. Mm-hmm. Aspetta, perché 10.000 crediti di acqua in lattina in un pianeta pieno d'acqua in cui abbiamo delle maschere? Infatti, possiamo usare anche i filtri. Come volete, ma acqua putrida, eh? Leviamo 10.000, dai, in quel modo. Una volta che è filtrata, però è potabile e non corriamo rischi di dissenteria né niente. Carburante, 2.000 litri a 100 crediti al litro. E poi dentro il calcolo ci sono il loro salario per un mese. Scusa, 2.000 litri per 100 crediti. Per 100, hai detto? Sì. Ok. No, scusa, ho sbagliato. Sì, ho sbagliato. Sì, è sbagliato. Perché qua va 300. No, no, è per 10 crediti al litro. Ah, ok. Ah, ok. Okay. E poi dentro ci sono, ha incluso dentro i costi del charter per l'affitto di Overcraft, comprensivo di anticipo, quindi sono 12.000 per l'Overcraft passeggeri e cargo insieme di anticipo, sì. 1.500 per l'Overcraft di supporto della sua squadra, insomma, quella di esplorazione. E poi questi costano i due Overcraft 2.000 crediti a settimana, quindi per 4, sì. E quello di supporto 500 a settimana. Questo è il costo charter degli Overcraft. E poi c'è il loro salario, che è quello che vi aveva detto: 150 crediti a settimana per i cacciatori, che sono 3, verso gli US Calendry. Crediti a settimana per gli operatori di veicolo, che sono? Che sono i loro due più i due sostituti, se lui va incluso con due col camion, insomma. Ok, quelli che avete conosciuto. E poi che non quadra. E poi lui ha inserito del personale di supporto. Che sarebbe domanda, guardie, come sono messi come ufficiali medici, eccetera, 5 personali di supporto, dimmi come sono messi come ufficiali medici. Non ce ne sono. Ok, digli che li faccio notare che hanno un medico certificato proprio dalla flotta stellare, oltre che un ufficiale scientifico, nel caso che debbano esaminare le cose. Allora, intanto le tende come fanno a costare 2.000 crediti l'una? Che tende sono? Normalissime tende. Allora ecco, già l'acqua più le tende è sospesa. Unità di cibo, 14.000. Vi posso dare un suggerimento che non state facendo, ma a meno che non me l'avete semplicemente dichiarato. Questa roba qua sul manuale c'è. Sì, no, a parte questo, ma a parte il cibo, che vabbè, se volete lo recuperiamo da classic. Cioè, lui ha messo il cibo liofilizzato e il cibo normale, quindi ha messo due volte il cibo e ne ha messo in quantità spropositata, perché noi siamo tutti, infatti, anche i 5 passeggeri, i 5 portantini che ha detto lui, siamo 17 in un mese. Sono 170 per 3, 300, sono 500. Cioè, ci sfami veramente un villaggio un mese. Lui ha preso 14.000. Allora io piglio la penna e vado da Messandi, piglio il cibo liofilizzato. 14.000 diventa 500 e 50.000 viene decurtato in proporzione. E quindi da 14.000 diventa un ventottesimo, sono circa 2.000 crediti invece di 50.000. poi lui ha segnato anche il cibo normale. Quant'è il cibo, quanto l'ha messo il cibo normale? Ha detto 4.000 unità per un totale di 50.000 unità. Di nuovo metto 500 unità intese come razioni, giusto? Sì,
Ah, ok, ha preso le tende pressurizzate però lui. Aspetta, no, lui ha detto tende normali, Roberto. Tende normali, no, quindi 2000 no, sono troppi. Le tende normali sono 200, le tende pressurizzate sono 2000. Sono 8 tende per 2000 crediti, Pia. 8 tende, le tende da sono quelle pressurizzate, però non sono quelle. No, sono 2000 tenda, quindi sarebbero dovuti essere... Quant'era 2000 crediti e una tenda pressurizzata? No, allora sarebbero, ragazzi, 16, lui vi ha segnato 8 tende standard, no, per un totale di 2000 crediti. Ah, ok. Ma infatti... Totale. Ah, il totale, ok. Ci però... ha fatto una cresta di 400 crediti comunque. Bravo. Vabbè, gliela leviamo. Poi, le unità di cibo normali, quanto avevamo detto che sono... Allora ti dico esattamente cosa ha messo dentro. Ha messo 400 giorni uomo il furbo, di sì, cibo in lattina. Ok. E 1400 giorni uomo di cibo disidratato. Per un mese? Noi abbiamo 360 giorni uomo per un mese. Quindi... riportiamo tutto in proporzione. Per me ce li possiamo portare tutte e due, così abbiamo scorte di sicurezza. Se sì, portiamole entrambe per sicurezza. Sì, però falla 500 giorni uova. Sì, sì. Uomo. Infatti. Ho detto uomo. Esattamente. Quindi riduciamo quelli a 500 giorni uomo. Poi aspetta, gli stipendi loro io non glieli tocco. Quelli se li una tonnellata se li d'acqua, quant'è in mese? Esattamente, quello è il prossimo conto da fare. Il prossimo step. Aspetta che non so, adesso qui non so dove sta il conto dell'acqua. Una tonnellata è un litro, ciascuno di noi beve diciamo 2 litri. Un litro al giorno mediamente. Diciamo 2 perché il clima è torrido, ok. Una tonnellata sono 1000 litri se non sbaglio, no? Sì. Sì. Quindi siamo 12 per 2, 24 litri al giorno. Tutti quanti con stretti, no scusa, con siamo in 12 in totale, 17. No, non erano 17 persone, 35 litri al giorno, ragazzi, 35 su un mese devi fare per 30, sono 350. Beh, no, questo ci è andato onesto, una tonnellata d'acqua considerando tutti quelli che ci sono, ma sul cibo proprio c'è scritto cose folli. Il carburante 10 al litro. 10 al litro, 10 crediti al litro, che ne so, io forse il carburante li vale pure. No, il carburante possiamo... quello io non lo toccherei. Questo non possiamo saperlo. Range di 8000 km. Sì, ma sì, non toccare effetti... il carburante. Sì, perché in un mese non sappiamo dove possiamo... No, sì, perché è diverso da un'astronave in cui possiamo skimmare per recuperare il carburante. Più che altro il vero problema rimane che gli overcraft potrebbero consumare di più anche per via di alcuni terreni. Sicuramente, e quindi quello non glielo tocchiamo, però intanto il cibo, che stava facendo una super cibo finita, e tende poi cos'altro? Domanda, il kit meccanico ce l'ho dentro? Io sì, leviamo 3000 perché ce l'ho io i vari toolkit meccanico elettronico, quindi 3000 li leviamo. Allora, toolkit meccanico ce l'abbiamo, elettronico ce l'abbiamo, medico ce l'abbiamo, le torce quanto ha detto, sì, ce l'abbiamo, scientifico ce l'abbiamo. 400 per 10. Cioè, sai cosa aspetta, sai 10 cosa metterei dentro? 400. Io però metterei dentro un toolkit forense. Hai laggato? Metterei un toolkit forense nel caso troviamo i resti dello scienziato. Sì, non so quanto possa costare. 1000 crediti. Sì, va bene. Perché quello da Grimensura non ce n'è fatto un cazzo. Quindi quello forense può tornare utile. Le prendi, le contestate? Sì, le contestiamo. Sì, li stiamo facendo vedere la roba in serie. Le tende e basta. E basta. Non ci mettiamo a discutere sul resto che sicuramente ci starà fregando da qualche altra parte. Allora rifacciamo i conti. Le tende vengono 1600. Il kit forense, io ho un attimo di gomito al tizio però che sta facendo i conti e Yash... ma piuttosto gli aumenti di un 10% lo stipendio a tutti. Mi sa che se lo sono già fatto da soli. E tu fallo ancora. 40.000 crediti così?
dopo neanche che ci siamo detti buongiorno, non gli aumentano lo stipendio del 10%. Si tiene quello che si è segnato, che già se l'è aumentato. Vabbè, io il toolkit forense me lo prendo per i cazzi miei comunque. Quindi la nuova cifra. Quindi il cibo lo volete ridurre di un terzo, essenzialmente, giusto? Più di un terzo. Scusa, lui aveva segnato 14.000 unità di cibo sintetico. Di cibo disidratato. Cibo disidratato. Noi abbiamo fatto i conti che su un mese ce ne bastano 500. È un 28. Cioè, abbondando, tra l'altro. Cioè, ci dovrebbe levare 48.000 crediti dal conto. Dovete fare 3 pasti al giorno, ragazzi. Ok, li lasciamo. Ma infatti dico, 500 unità di cibo liofilizzato e avevamo detto altrettante di cibo. Ne avevamo calcolate 350 e siamo aumentati a 500. Capito? Quindi... rispetto a quello che ha calcolato lui. Allora, scusate, faccio il pignolo. Secondo me cibo disidratato lo state facendo un po' troppo basso, cioè off game. Perché va bene che lui ha gonfiato, 14.000 unità sono assurde. Noi però siamo 17. Sì, fai un 20, arrotonda 20 perché... Ok, arrotonda 20 per 60... 30 giorni. Per 30 giorni. 600, quindi portalo a 750. Ah, tre pasti. Eh beh, sì. Cioè... No, aspetta, ma scusa, ma cibo al giorno o cibo a pasto? Unità, sono unità. Sì, unità di cibo al giorno. Una bustina, cioè non so. Una bustina immagino sia un pasto. Quindi devi fare 3 bustine al giorno. Ah, ok, quindi devi moltiplicarlo per 3. Ok, esatto. Allora dobbiamo ricalcolare il cibo. 20 per 3. Me scendere sotto i 1.800 è un po' rischioso. Cioè, poi ma se ci abbiamo anche allora il cibo normale... Lui ci ha messo anche il cibo normale. Sì, che ha esagerato, evidentemente. Esatto, e quanto ci aveva detto che era? 400 unità. Scusa, 4.000 unità. 400. Ok, allora siamo 3 pasti al giorno. Moltiplicato per 20, quindi stiamo larghi, moltiplicato per 30. Ok. Il risultato è 1.800. Ok. Quindi fai avere... anche 2.000 per questi. 1.500 per il cibo liofilizzato, che è quello d'emergenza. Esattamente. Cioè... quindi praticamente gli riduciamo comunque di un 14esimo il cibo liofilizzato. Cioè invece che 40.000 dovrebbe chiedere forse 3.000. No, allora il cibo, se tenete 1.800 unità sono 9.000 crediti di liofilizzato. Non lo so, lui aveva detto 50.000 crediti per 14.000 unità, una cosa no, no, i 50 erano per le 4.000 di lattina. Ok, e ora pensiamo anche a quello. E allora, e lì quello glielo dimezziamo, cioè lì da 5.000 passiamo da a 2.000. Passiamo a 2.000. E quindi gli leviamo altri 25.000 crediti di spesa. Allora, avete già risparmiato... Posso chiedere una cosa? Vai. Dov'è che stava il prezzo del cibo? Su Classic Traveler. Non c'è su Cepheus. Sì, allora, vai tranquillo, fatemi aprire il Classic Traveler. Mi dici la pagina, Rob? È sul libro 3, se no lo vedo io nel book. No, aspetta, ce l'ho al volo. Cambia qualcosa 77-81? Usa l'81 giusto perché è il modulo dell'81. Ok. Dovrebbe essere uguale. Non penso. Quindi equipaggiamento. Le edizioni di Classic dovrebbe essere praticamente sì, uguale. Sì, infatti i prezzi non dovrebbero cambiare. Allora, 17 cibo. Sì. Tools, chef, food. Allora, qua dice basic cuisine daily basis da 20 a 50 crediti a persona, ok? Poi cibo preservato, cioè praticamente deidratato in lattina oppure in pacchetti, 20 crediti al giorno per 0,5 kg. Disidratato 25 crediti al giorno e 0,2 kg, ma dipendente dalla fornitura locale di acqua. Vabbè, non è un problema da
la fornitura locale di acqua. Comunque 1500 di cibo disidratato per 25 fa 37.500. Ok, mentre l'altro dicevi in lattina. In lattina 20 crediti, quindi 5 crediti in meno al giorno. Sì, 40.000 e 37.500. Per un totale di 77.500 di cibo. La spesa che ha detto il Percy è per giorno, quindi una dose. Perché dice 20 credits per day, weights that 5. E allora quindi dobbiamo 25, dividere per 3 il risultato. 25, perché io l'ho calcolato per 3 pasti al giorno. Per 20, no, questo è giornaliero. Cioè... E 26.000 crediti in totale. 1500, se sono 25 crediti al giorno e dobbiamo considerare 20 persone, 25 per 20 fa 500, per 30 che sono i giorni... Sì, non è per unità, è per giorno. È per unità. Sono 1500. Cioè, sì, è giusto, ha ragione lui. Sono 1500 crediti di cibo li ho utilizzato. Poi c'è, allora, il cibo oppure quello normale... Per 20... 30 per 20. 30 per 20 fa 600, per 20 persone sono altri 1200. La spiegano alla stra grandissima. Sono altri 12.000, sì. Quindi in totale qual è la differenza fra il conto e il preventivo che ci ha dato? Aspetta, adesso te lo ribatto. Sì. Un secondo, riformuliamo. Se esce 100.000 rido. Ah no, andate a risparmiare un sacco, ragazzi. Guardi, non so lei, ma mi sa che ci sta prendendo un po' per il culo. Sì, io sono lì col computer portatile che mi sono connesso a tutte le reti locali per vedere i prezzi. Ok. Qua sono 42.000. Ah, di equipaggiamento, solo di equipaggiamento è scesa 45.000. Calcoliamo i charter. Vorrei farmi un Excel. È vero, eh. No, gli Excel in questo caso sono utilissimi. Io l'ho fatti per i punti di esperienza quando abbiamo giocato a Morgansfort. Sì, vabbè. Un attimo, scusate ragazzi. Allora, l'equipaggiamento vi costa, ho detto 45.000, giusto? Uh-huh. I charter vi costano 31.500. Uh-huh. E i salari? Ma Traveler 5 è quello con i tre libroni? Sì, è quello che ho io di là. No, perché sto guardando il PDF da 760 pagine. No, no, sì. È il classic. Ma poi ho anche... Scusate, i salari sono altri 5.000, il totale vi fa? 76.500. Ok, allora fai una cosa, aumentalo a 80.000 che dai faccia una cifra tonda. Sì. Aspetta, per compiacerli un attimo. 45 o 40 hai detto? 45.000 l'equipaggiamento. Ok, allora sono 81.500. Ok, fai 82.500. Ok. Con tutto il coso corretto, prego. Quindi no, sono stato un coglione io che non mi è venuto in mente, passò l'anticamera del cervello che questo era, voleva farci la cresta, ma proprio no, ho sbagliato io qua, perché dovevo, io penso, io ero partito l'idea, spariamogli una cifra bassa. Tranquillo, quando torniamo in albergo ti fustighiamo. vabbè. Allora, riprendi in mano il preventivo corretto da voi, fa. Vedo che sapete il fatto vostro, nonostante tutto.
Va bene. E va se bene, no, abbiamo lasciato un piccolo bonus, più eventuali altri bonus a missione compiuta. Noi siamo da tutte ragionevoli. Signori, è un piacere fare affari con i professionisti. Vi stringo la mano. Il persilino. Approvvigionare il... No, guarda, sono arrabbiato veramente con me stesso per sta veramente mancanza di attenzione. Allora, visto che ho a che fare con i professionisti seri, l'approvvigionamento per la spedizione impiegherà una settimana, non tre, come ho detto prima. Intanto guardo le ore, ci hanno fatto quasi mezzogiorno ormai, no? Sì, immagino sì. Bene, visto che abbiamo risolto, se non sbaglio avevamo un appuntamento, no? Esattamente. Sì. Allora, sì, magari ci potremmo trovare per cena prima di partire, giusto per conoscere i rapporti. Va bene. Ok. Ci penso magari... di... passate pure qui tra una settimana. Ok. Andiamo. Signorina, spero che sia soddisfatta, mi rivolgo alla tizia. Sono molto soddisfatto, sono impressionato. Signorina, scemi, prendo Elvin da parte. Ma te sei foglione. Lo so, porca mignotta. Vabbè. Siamo una squadra. Ecco, la prossima volta fa parlare Carlos. Allora, fatemi riparare le cose e organizzare i piani di battaglia, perché per l'economia casalinga non sono un granché. No, soprattutto che considerando che stiamo andando nelle terre selvagge, direi che è poco casalinga, però dai, sì, dai, nel senso i miei punti di forza sono altri. Andiamo a mangiare un boccone. Ho aggiornato i conti, ci rimangono 116.000 crediti grosso modo. Grazie a Dio. Anzi, complimenti. Sì, vabbè, a parte che non riesco a concepire come possa essere caduto una roba, cioè nel senso averci pensato, però per fortuna ci avete pensato voi a raddrizzare le sorti del budget. Ok, andiamo alla bettola. Sì, prima di arrivare mi fermo un attimo a recuperare un fucile e un kit forense, ordinarli per li passo a prendere in giornata. Li ordinano e te li fanno avere tra due giorni. Sembra che qua non è che sono molto efficienti. Infatti immaginavo. Anzi, probabilmente ti hanno anche mandato a fanculo perché gli devi far fare del lavoro. Secondo me mi hanno benedetto che qualcuno spende soldi in questo buco dimenticato da Dio. Sì, però mi sembrano molto lo stato italiano, quindi probabilmente ti hanno anche mandato a cagare. Allora, sì, abbiamo appuntamento e... Al molo, con il ragazzo del bar che ci manda il barista, per sapere se ci sono novità e movimenti. Mm-hmm. Allora, la ragazza torna in albergo. Ok. Non vi seguo nella bettola. Ok, andiamo alla bettola. Beh, andiamo per strada, se volete lasciarla all'albergo e poi andare al molo. Okay. Sì, la lasciamo all'albergo noi, non la lasciamo andare in giro da solo. Ci ha pagato? Questo qua non mi piace comunque. Quale? Questo. Sa tanto di tizio che ve lo tiro nel culo e me ne vado con i vostri soldi, però non lo so. Sì, molto probabilmente qualcuno di loro cercherà di farci qualche scherzetto, ecco, insomma, non lo già ci hanno provato ancora prima di iniziare la spedizione. No, vedete. Secondo me stesso, signori, è un piacere fare affari con i professionisti, sì, come no, dopo che gli abbiamo levato il crestone di questi 60.000 crediti. Me lo immagino quanto è contento. Minchia, ci aveva fatto un 40% in più di sta. No, che 40? Un 80? Se era preso un po' di Allora, sì. Quando entriamo nel nostro posticino?
Abbiamo solo l'appuntamento al molo con il ragazzo del bar prima. Voi andate tutti insieme o vi dividete? No, no, andiamo tutti assieme. No, sì. Io le illustrazioni le ho già fatte, ormai so vita, morte e miracoli di questa città. Quindi tu cosa fai? No, vado con loro. Ah, ok, va bene. Ok. Allora. Mentre andate verso il molo, incrociate quello che sembra un ufficiale di polizia e fa: ah, i documenti, prego, controllo. Ne riporgo, penso tutti. Sì. E quali affari certo. Portano qui? Al momento cercavamo un bar. Turismo. Turismo al porto? Ragazzo mio, ma non mi prende per il culo. Ma perché avete un porto così interessante? Veramente stavamo andando... I documenti sono in regola, però vorrei sapere la vostra risposta. Cosa ci fate qui? Stiamo andando al Gogo Briaco a bere qualcosa e mangiare un boccone. Nel posto più malfamato della città? È anche il meno caro. È quello che ci possiamo permettere, ufficiale. Vabbè, comunque ferrigate dritto. Vorrei evitare di dover raccogliere le vostre cervelle da qualche pavimento. Prego, prego. Guardi, ci segniamo anche noi. Lo speriamo. Tutti simpaticoni qua. Madonnina, santa. Ok. Vabbè. Allora, mentre vi avvicinate al Gog Ubriaco, adesso chiaramente la zona è molto in fermento. È mezzogiorno, c'è una grande animazione, gente che grida, mercati. Noi avevamo l'appuntamento al porto più che al Gog. Tutto quello che non avevo messo la musica oggi, la prossima volta mi ricordo. E tutto quello che vi potete immaginare da un vivace porto turistico, no, non è turistico, ma con cacchio, un vivace porto. E mentre vi inoltrate nelle straducole, è un continuo essere importunati da gente che vuole vendervi cose, parlarvi, io sto ben attento, dirvi cose. Gente che vi tocca, gente che vi prende le spalle. No, mi tocca un cazzo. Cioè, anche, se ci provano... Anche lì reagisco io, cioè, finché mi avvicini a cosa, un conto. Appena tocchi, già si incomincia... Diciamo che si fa spalla a spalla, cioè, nel senso... Sì, sì. Bellissima. Sembra di stare al Cairo qua, veramente. Bakshish, bakshish. Finché... E continua un po' così, cioè, adesso la passeggiata non è lunghissima, però è veramente un continuo essere interrotti di gente che vuole vendervi cose, gente che vuole dirvi cose, e tutta gente abbastanza losca o malmessa, anche un po' macilenta. Non è, insomma, c'è dell'umanità varia in questo posto ed è tutta... ed è tutta concentrata sullo spillarvi, pensano almeno soldi in qualche modo. È incredibile pensare che nessuno di loro però cerca di rubare. Anche qua la legge Pellani, per quell'anno se la prendono mica male. Aspettate un attimo. Ok. Farò un tiro. Ok. A un certo punto facciamo un tiro. Lane, ti senti toccare la spalla. Ok. Che fai? Afferro subito il braccio e ribalto a terra. Ribalti a terra con violenza e anche un po' ingiustificatamente quello che ti sembra un vecchio barbone. Ma no, ma povero! No, guardo malissimo. Sì, ma oggi fai solo barbone, cazzate.
che mostra evidenti segni di malattia, probabilmente ecco. È stato nella giungla e anche abbastanza a lungo e ora mostra evidenti segni di abbandono, cioè proprio malmesso, un clochard. Mm. Che fai? Cosa vuoi? La mucchina nelle mani. Infatti, Isaac mi ha toccato, Isaac! No, tu hai toccato lui anche. Sì, ok, Isaac, mi puoi aiutare? Osservo il barbone. È tutto dolorante. Pensavo che fosse interessati a informazioni sull'Ausbeck. Sì. Beh, ma tipo... Che potremmo essere interessati a informazioni sull'Outback. Intanto è ancora arrivato a terra così, eh. Io non lo tiro su. Io lo osservo. Cerco di capire se è contagioso. Non ti sembrerebbe contagioso, però è veramente puzzolente, malmesso e molto pulcioso, poverino. Un bagno nell'acqua del mare. Cioè, però la mostra si chiusi, che l'ho preso sto braccio, l'ho ribaltato a terra. Tipo occhi rossi, febbricitante o qualcosa? No, è semplicemente vecchio e è macilento, poverino. Abbiamo visto dei bagni pubblici? Cioè, tipo... Non ci sono bagni pubblici. Un cazzo, Se no trasciniamo lì e lo facciamo parlare. Scusa, c'è un siamo al porto, tiriamo un'acqua. Prego. Mi datemi una mano, non riesco a tirarmi su. Bene, dici prima le tue informazioni e poi ti tiriamo su. Vabbè, gli prendo la mano, tiro su, tanto al massimo kit medico in albergo, mi faccio un check-up. Grazie. Voi ieri eravate a Gubriaco, vi ho visto. Ok. Avete parlato... d'alcol? Puzza d'alcol? Sì, anche, di rancido. Cioè, vogliamo davvero fidarci un ubriacone, signori? Ascolta, oggi hai fatto solo cazzate, fallo parlare. Eh sì, ovviamente ci fidiamo dell'alcolizzato, sì, mi sembra un'ottima linea d'azione. Perché ci siamo fidati di te? Ho visto che avete parlato con Berson ieri, quell'ubriacone. Mm. Intanto c'è una fontana, mi lavo un attimo le mani per cortesia. Avete creduto a tutte quelle panzane, vero? Un gran millantatore quello lì. Ma lo sapete che l'ultima volta che è stato nell'Outback è stato 5 anni fa. L'hanno cacciato a calci in culo fuori dalle guide. Ma chi? Kelso? No, Robertson. Ho visto parlare, dice. Di voi ha parlato con Yash. Lui? Con lui ci ha parlato... Con Yash e Gilbert. Che cosa sai che te non sa? Io ho una cosa che può interessarvi. Cosa? Apre la giacca tutta sbrindellata. Oh no! E tira fuori quello che vi sembra un diario. Rilegato in pelle e chiuso da un nastro, tenuto meglio di lui sicuro, da un laccio in realtà, da un laccio di cuoio. Io ho questo potrebbe esservi molto utile là fuori. Ok, cos'è? È il diario di una spedizione che è partita 2 anni fa da qui. Quanto vuoi? Bene, gli lancio 100 crediti, dammelo. Ma diamo così i soldi a un barbone, cioè, senza offesa, signore, però non abbiamo neanche aperto magari alle pagine bianche. Nessuna offesa, però... Dai, ne ha più bisogno lui di all'altro a cui volevi regalarli. Ok. Nessuna offesa, ma penso che un diario della spedizione Messandi valga più di 100 crediti. Ma perché 500, non andiamo... Non di più. Ne avrei chiesti 300, ma 500 sono molto generosi. Bravo Luke, eh? Con 300 adesso ci compro il coso, e con 200 si lava e si rimette a posto. Volevo dare lo stesso per lavarsi e mettersi a posto anche a con 200 Kelso. Mi sa che finisce di morire. Siete davvero molto
molto generosi. È un piacere fare affari con voi. Con 200 però dici anche una cosa. Come e vi allunga avuto? Il diario, eh? Lo prendo. Come l'hai avuto? Ok. Dimmi. Okay. Gli ho chiesto come ha avuto il diario. Il diario è mio. Yash, prendilo te e ti passo il diario. Lei per caso il è il diario signor Green? Mm? Perché? Lei è il signor Green? Sì, sono Green. Ma come fate a sapere chi sono? Vedi, ho fatto bene a dargli 500 per 300. Penso che c'è qualcuno che vorrebbe parlare con lei. No, allora. No, non devono parlare, io non devo parlare con nessuno. Perché? Ho avuto quello che volevo, adesso dimenticatevi di me. Ma tu... E zoppicando, si gira e zoppicando cerca di allontanarsi. Lo blocco, prima di tutto gli ho dato una lavata, una sistemata. Perché così non vai avanti molto, amico mio. E poi vorrei visitarti un attimo. Non è una bella cera. Sono un medico certificato della flotta imperiale. Sì, chissà cosa scoprirai che ha cirrosi epatica. Garlus, gli faccio un cenno in direzione di lei. Mi giro e gli tiro uno scappellotto in testa. Va bene. Del tipo che palle. Guardatemi pure. Ti porto in albergo decente, ti do una sistemata e dei vestiti magari. Questi sì, mi sa che sono bruciati. Sì, meglio non rimanere in mezzo alla strada con Green a questo punto. Certo. Sì, e quando incontriamo il famoso contatto? Allora, col contatto che... non chi so ci aveva parlato di voi? Yash. Allora, io vado con Yash. E Garrus... Portiamo il signore a... fate quest'opera di carità. Lo prendo in collo io, sulla schiena e... sulla schiena. Fai un tiro di resistenza a beccarti malattie, Garrus. Sì, ma tanto al massimo lo curo. Vabbè. Io porto in albergo, la prima cosa li faccio lavare, li pulire, non c'è capo. Allora, mentre lo state portando, venite urtati dalla folla e lui, ne approfittandone, riesce a sguisciare e sparisce. Ce l'avevo in spalla, Cristo. Tanto lo dicevo io, però vabbè. Sono Elvin, vero? Sì. Isaac, il tuo visore termico. Dammi il tuo visore termico. Non visore, aspetta. Devo controllare. Dice che è scritto in inchiostro simpatico, cosa? No, vuole cercare di seguire Green. No, il binocolo elettronico, glielo passo. Ho il visore infrarossi, sì. Quale vuoi dei due? No, il termico ce l'ho, è infrarossi. Ok, il do quello è infrarossi. Io, che mi dici cosa vuoi fare? Allora, è una cosa molto probabilmente insensata, perché giorno, anche se comunque... No, è mezzogiorno, dovrebbe essere mezzogiorno, quindi il sole è più... Sì, è mezzogiorno. Però vabbè, tenete conto che siete sempre sotto la cappa di un'ora. Voglio vedere... se riesco a individuare se lo riesco a individuare così, cioè nel senso se riesco a vedere la sua sagoma, che è un vecchio, non può correre, però che sbarcolla. Allora vediamo un po' come puoi fare. Cioè vuoi fare il cosplay di Predator sostanzialmente? Cerco di non farlo scappare. No, sta premendo R1 su Cyberpunk. Aspetta sì. Vai. Allora. Il vecchio Lin. Vi ricordate che te aveva parlato della figura del lupo di mare, sì, l'altra volta, dicendo il vecchio l'indice di essere tornato, ma nessuno è tornato da quella spedizione? Ma cacchio, è vero, bravo lui, bravissimo Luigi, bravissimo. Mi sono azzeccato quando dicevo che parlava di qualcuno di vero. Ecco allora. Perché voglio trovarlo. Vabbè, io seguo... Facciamo intanto... così, ti faccio fare un tiro destrezza. Segue Garlus. Allora, io sono sincero, per tirare destrezza cosa devo tirare? Perché in inglese... Niente, tiri 2 di 6 e aggiungi 1 al tuo bonus. Ah, ok, 2 di 6 più 1. Per superi 8. Dai. Ok, 2 di 6. 10. Effettivamente facendo questa mossa qui, avanti a te un 70 metri in mezzo alla folla vedi barcollare la figura di quest'uomo che sta zoppicando
in modo molto vistoso e cerca di allontanarsi al suo passo di corsa, che fa schifo. Allora io faccio il mio passo di corsa. E io seguo lui. E io invece, che vogliamo fare, io e Yash? Io rimango al luogo dell'appuntamento, diciamo. Se anch'io vado con Yash, voi pensate al vecchio Bakucco. No, io pensavo che voi foste già andati, perché noi ce l'avamo incamminati con lui. Infatti. Ok. Sì. Io non sono un uomo da particolarmente d'azione, quindi queste cose le lascio a voi. Allora, faccio un attimo voi due. All'appuntamento il garzone è puntualissimo, vi sta aspettando sul molo. Perfetto. Buongiorno. 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 Cercando di vedere che non ci siano bruti armati che ci osservano con occhio porcino per farci fuori. Bene, ci sono notizie dall'ubriaco? Allora, ho avuto un paio di notizie non troppo recenti, ma che possono essere forse di vostro interesse. Innanzitutto, sulla spedizione di Messandi, hanno detto che 2 anni fa, quando è partito, hanno noleggiato 5 hovercraft presso la compagnia delle guide. Però, a quanto pare, non ha assunto dei piloti, li ha forniti lui i piloti. Ha assunto dalla compagnia soltanto le guide. E non sai, chi fossero questi piloti? No, ma sembra che fossero molto contenti alla compagnia, perché chiunque fossero non sono tornati più, come Messandi d'altronde. Ho capito. E cos'altro? E poi un'altra notizia fresca è stata che un gruppo di archeologi dilettanti sono stati condannati a 15 anni e a una multa salatissima, perché li hanno beccati a contrabbandare una tavoletta di pietra qua fuori, appena fuori città. Ok. Per oggi non ci sono altre notizie. Ok, rifilo i 40 crediti che avevamo garantito. Avevamo detto 20 crediti a informazione, se ricordo bene. Sì. Quindi gli rifilo i suoi 40 crediti e gli faccio un'ultima domanda. Sai chi è il proprietario dello Starlight Hotel? Starlight Hotel è un hotel a 5 stelle del centro, vero? Aspetta, fammi pensare. Chi potrebbe... Ce l'ho sulla punta della lingua, come si chiama? Maledizione. È abbastanza noto perché è un bel riccone. E ne è di Calamanaru? No, Calamanaru non si occupa di quegli affari lì. Sapete chi è, vero? Sì. No, io no. No. Un gentiluomo che traffica in... No, è un riccone. De Zal, il cognome è De Zal, il nome non lo so. De Zal, ok, perfetto, altri 10 crediti. Grazie. Ok. Beh, se non c'è altro io vado. Non lo so, a te viene in mente altro da chiedere al garzone Elvin? Sì. Ha mai visto un barbone? Gli descrivo quello che abbiamo visto prima. Beh, ne girano tanti purtroppo qui al porto di quelle persone. Non mi d'accordo. Fammi pensare un attimo. Soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta con le spedizioni, purtroppo molto spesso restano qui al verde e devono arrangiarsi. Sì. Allora, altre domande? Ecco, diciamo, no, aspetta, c'è un giro di contrabbando qui in città, perché se sono stati beccati 2 archeologi a smerciare... Allora, dovete sapere che la norma ufficiale è che chiaramente non si possono trafugare assolutamente i reperti, però non è difficile, volendo. Il continente di Nomande è molto grande, non è difficile per chi ha i mezzi poter atterrare sotto il naso delle autorità fuori città e caricare, no?
È vero, soprattutto nell'Outback. Sì, anche perché è un territorio così poco esplorato che soltanto le guide lo conoscono ufficialmente. Ok. Un'ultima cosa. Gli chiedo di Walker, se l'ho visto mai al Gob Ubriaco. Un tizio che si chiama Willy Walker. Non conosco nessuno di questo. Okay. Che corrisponde a questa descrizione con questo nome. Perfetto. Perfetto, quindi non sembrano esserci collegamenti fra Pylori e Walker, anche se non sono, non ne siamo sicuri. Ok. Altre domande non mi vengono in mente. A me. Per cui direi che possiamo lasciare ai nostri due eroi che cercano di riacchiappare. Carus e Isaac, facciamo l'ultima scena, dai. Sì, okay. Sparategli alle gambe, così ma no. Lo prendete. Allora, lui si sta cercando... Tipo, mi viene in mente tipo... No, mi viene in mente tipo Woody Toy Story quando corre, no? Cioè... Esatto, in realtà, se non fosse che molto... Che zoppo sarebbe anche abbastanza agile, considerato tutta la sua condizione, insomma. Però chiaramente voi siete più veloci. O tenete conto che siete in una strada piena di gente, quindi... Anche lui fa fatica allontanare. Siete in un bagno di folla, non è che la strada è libera di fronte a voi. Avrei un metodo per liberarci, ma non voglio spendere altri soldi. No. Vuoi gettare soldi per terra? Vedrai che si libera subito la strada. Assolutamente. O forse si incasina di più. Sì, infatti, io non rischierei. In un vicolo... A un certo punto lo vedete svoltare in un vicolo. Ok. Facciamo anche noi. Ok. E, chiaramente ci impiegate leggermente di più di lui. E mentre state svoltando il vicolo, vediamo se... Vi trovate davanti un terrasco. Ah, cos? E mentre svoltate il vicolo sentite un casino come se avesse preso da dentro un bidone. Filavo dentro, ok. No, c'è inciampato e adesso è riverso a terra. Ma no, ma poveretto. Okay. È morto. Vado lì, penso che lo rialzo. E ci incamminiamo verso l'albergo tenendo uno da una parte e uno dall'altra. Perché non mi lasciate in pace? Avete avuto quello che potevo darvi? Prima di chiudere la sessione, io vorrei ispezionare sto diario. Vabbè, allora facciamo l'ultima scena in albergo mentre io lo esamino. Perché non posso aspettare 2 settimane senza aprire quel diario, quindi... Potresti in realtà aspettarlo, perché io vorrei fare lo stronzo e interrompere la live qui, eh? Sì, va bene. D'accordo. Sto soffrendo. Quindi chiudiamo la sessione con quel diario. Guarda, è la giusta punizione per le... cazzate che stavi facendo. Dai. Comunque, vabbè, come volete voi, okay, se vogliamo interrompere qui. Il budget, quasi. No, vabbè, ora no, cioè, calmiamoci un attimo. Vi ha rischiato. L'abbiamo fatto fuori? No, e allora? Va bene quello che finisce. Cos'hai dir non per merito tuo? Sì, ripigliamoci. Riprendiamoci, Percy. Vabbè, ripigliamoci. Comunque la mattina allora, non c'è caffè, Elvin. Allora, ok, cosa avremo il resto della settimana? Ovviamente, innanzitutto, giovedì continuiamo 5ª edizione con la campagna Farwood, quindi vedremo le prossime mosse in maniera Raven Arm. Mentre venerdì abbiamo il piacere di avere un'intervista, precisamente con... Alex Bocchetto di Mangusa Express, che appunto ha pubblicato un regolamento SR Cyberpunk chiamato Network 23, e Alex ci parleremo non solo di giochi di ruolo ma anche di Cyberpunk, quindi sarà una puntata molto interessante. Quindi questi sono gli eventi che ci aspettano durante la settimana. Detto questo, Luke, altro da aggiungere? Non lo so, vogliamo annunciare il 29? Va bene, allora
Il 29 appunto avremo come ospiti e come ospite Claudio Giunta, che appunto vi parlerà la sua esperienza di... Claudio, no? Sì, Serena. Eh? Claudio Serena. Ah, Claudio Serena, scusa. Stasera non c'è. Stasera non connetto, no, vai. No. Fai del PR, non mi fido più di me stesso. No, avremo il piacere di ospitare Claudio Serena di Fumble GDR, che ci parlerà della sua esperienza... nel, come editore di giochi nel mercato italiano e del prossimo prodotto in uscita da parte di Fumble GDR. Perfetto. Nulla, ma sì, ma una cosa molto quindi per chi ama anime manga, soprattutto degli robot. Sì, e ovviamente sintonizzatevi il 29 perché appunto parleremo esattamente di questo. Un po' di marchetta finita, e... sempre bene. Sì, infatti. Allora, auguriamo a tutti buonanotte. Vado a riflettere da solo nella mia stanza sui miei errori. Esattamente, sui cece. E niente, quindi ci vediamo giovedì. Auguro a tutti buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.